E bentornati a Crime & Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi e Marco Champier. Ciao a tutti. Allora, siamo agli sgoccioli di questa stagione. Fra poco ad agosto partiranno le nostre capsule più una serie di, diciamo, sorpresine per voi. E quindi ci tenevamo a chiudere con una puntatona che ci state chiedendo ormai da più di un anno, cioè forse una delle prime che ci avete chiesto, e solo che è molto pregna, quindi abbiamo deciso di dividerla in due tranche, una la prima parte questa domenica e la seconda parte domenica prossima. E oggi parliamo del caso famosissimo dei tre di West Memphis. Allora, come stavo dicendo, questo qui è un caso che ci state chiedendo fin dall'inizio, noi ce l'avevamo ovviamente in elenco, però adesso è uscito Stranger Things 4, che c'è un personaggio ispirato a uno dei tre di West Memphis e quindi abbiamo deciso di portarlo. Giusto, Clara? Esatto, sì, poi solo per voi mi sono guardata tutto Stranger Things, solo per questo motivo, perché io avevo visto la prima stagione e ho detto, ok, a posto così, non ho bisogno di vedere le altre. Poi ho iniziato a leggere questi articoli di sto personaggio ispirato a sta vicenda, ho detto vabbè, per i nostri ascoltatori me lo guardo. Marco ha detto io non lo guardo, ho detto no, adesso per il bene degli ascoltatori mi metto lì e mi guardo tutto, e potevo anche non guardarlo comunque, però, sì. Però delle similitudini con quel personaggio e il personaggio reale ne parleremo la prossima puntata, immagino. Immagino, sì. Perché non ha senso parlarne in questa tranche. No, non ha senso. Allora, io non è che poi non ho fatto un cazzo, in realtà io mi sono visto tutti i documentari disponibili e... Minchia, che due coglioni. Secondo me sono tutti stra interessanti, però effettivamente questo è uno dei casi su cui ci sono più documentari. Sì, cioè solamente Hitler ha più documentari dedicati a lui, sì. E basta. Sì, e tra l'altro tutti su History Channel. Comunque, ringraziamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e grazie a Clara per averci portato la storia dell'intrigo della collana, perché è andato benissimo ed è piaciuto tantissimo a tutti. No, sono molto contenta, era secondo me un caso eccezionale. Poi appunto ci sono arrivate un sacco di richieste di parlare di altri crimini storici, no? Crimini molto 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 vintage, e adesso io e Marco ci stiamo pensando, dobbiamo capire la modalità, però lo faremo. Tra l'altro, parlando di crimini vintage, ne ho trovato uno in inglese che è una storia che non ha nessun cazzo di senso, divertentissima. E adesso vabbè, adesso c'è l'estate, in autunno troviamo il modo di portarvi anche quella e anche altre cose. Fateci lavorare, che lavoriamo per voi. Esatto. E innanzitutto ringraziamo anche i nostri Patreon, i Serial Follower e gli Ibristofili che ci stanno supportando, e in particolare salutiamo gli ultimi iscritti che sono Sare Filippo, Ilari Marte, Barbara Bellagente, che ci siamo dimenticati di salutare settimana scorsa. Barbara, grazie mille, e Martina Restagno, che è una delle nostre supporter della prima ora. Esatto, grazie mille a tutti. Ragazzi, se a volte magari vi salutiamo con qualche settimana di ritardo, è perché, l'abbiamo già detto mille volte, no? Le notifiche di Patreon a volte non arrivano, quindi scusateci, però alla fine recuperiamo sempre tutto. Sì, esatto. E ringraziamo anche Monica Porrazzo, che ci ha chiesto la storia dei tre di West Memphis tra i nostri Patreon, quindi grazie mille. Quindi Monica, adesso facciamo appunto i tre di West Memphis. Esatto. Ok. Allora, la storia è molto pregna, per questo, ed è ci sono un sacco di cose da dire, per questo abbiamo deciso di splittarla in due, anche per lasciarvi con un caso enorme prima delle capsule estive, e poi forse torneremo con un caso enorme da dividere in due anche dopo, però non promettiamo niente. No, okay? per ora no. Tra l'altro poi ci scusiamo già, perché questo caso è uno dei casi con più personaggi in assoluto, quindi ci saranno un sacco di nomi. Noi cercheremo di limitare al massimo i nomi detti per non creare confusione. Sì. E cercare di rendere tutto chiaro, però ve lo diciamo già, ci sono tantissimi personaggi.
Esatto, ci sono tantissimi personaggi e anche all'interno delle famiglie non si chiamano tutti allo stesso modo, quindi è vero. È un casino, cerchiamo di semplificarla, il più, cioè di rendervelo più semplice possibile, perché comunque anche per noi è un problema poi appunto parlarne senza che vi confondiate. Comunque siamo a West Memphis. Cos'è West Memphis? È una cittadina a ovest di Memphis, nello stato dell'Arkansas, che sarebbe quello stato che si scrive Arkansas, ma si pronuncia Arkansas, ok? Stavolta l'ha detta Marco, sta cagata, esatto, che dico sempre io, però è una mia ossessione, cioè perché si scrive Arkansas se si legge Arkansas? Esatto, perché il Kansas se si scrive Kansas se si legge Kansas e non Canso? Ok, due pesi, due misure, è tutto patriarcato e quelle cose lì. Tra l'altro, aspetta, Arkansas, sì, stato d'origine di Bill Clinton. Ah, sì, sì. E infatti, guardando i vari documentari e le varie interviste dedicate a questo caso, sembra sempre di sentire parlare Bill Clinton in versione bifolco. Sì. Cioè, perché l'accento è proprio quello di Clinton, solo che Clinton parla, vabbè, è stato presidente degli Stati Uniti, quindi parla in un certo modo, no? E questa è la versione super bifolca, sì, che poi bifolco è proprio la parola giusta, perché tecnicamente loro sono rednecks, hillbillies, sì, quindi in italiano. Sapete Cletus dei Simpson? Vato, ho tirato fuori una referenza, sì, ai Simpson, guarda, anche qua. Minchia, cioè, non si scappa, aiuto. Comunque dovete immaginarvi, sì, quella tipologia di persone. Esatto, perché il Kansas fa parte della Bible Belt degli Stati Uniti, che sarebbe quel centro-sud degli Stati Uniti, molto religioso. Mm-hmm. West Memphis in particolare non è una cittadina particolarmente ricca, è una cittadina, esatto, non particolarmente, diciamo, istruita, ed è particolarmente devota. Infatti poi in questo caso verranno fuori delle cose che oggi diremmo ma sono assurde. Nel periodo in cui si svolge questa storia, in quel preciso posto, erano invece non così assurde. Okay. Comunque siamo nel 1993, precisamente il 5 maggio, che è un mercoledì. E il 5 maggio del 1993 a West Memphis la sera spariscono tre bambini. Il primo è Stephen Edward Branch, che è nato il 28 novembre del 1984, stavo dicendo 34. No. No, 1984, a 8 anni, il 5 maggio del 93 a 8 anni, e frequenta la Weaver Elementary School, è in seconda elementare. La madre è Pamela Hobbs, perché era sposata... Pamela Hobbs. Perché non è italiana. Esatto, perché era sposata da Stephen Branch, da cui ha il bambino, poi divorziano quando Stevie, perché lo chiamano Stevie, sì, Stevie, è molto piccolo e si risposa con Terry Hobbs. Mm-hmm. Però il, sì, bambino non viene adottato e mantiene appunto il cognome Branch. Come è normale che sia, tra l'altro. Come è normale che sia, anche... però... Se vedremo che a West Memphis piace molto ai nuovi mariti adottare i bambini delle mogli. Delle... Sì, sì, e poi pentirsi, comunque. Sì, sì, però è un po' una moda di questa zona. Sì. Okay. Ma perché essendo molto religiosi, penso che sia una questione cattolica, adotto il bambino. No, vabbè, lì non sono cattolicismo, mamma mia, partiamo benissimo. Cattolicesimo lì non ce n'è. Lì sono tutti cristiani, però sì, protestanti tutti, assolutamente. Ah, okay. In quella zona non c'è, perché comunque le zone degli Stati Uniti dove c'è il cattolicesimo è dove ci sono gli italiani e giusto, gli irlandesi. Tutto il resto sono super cristiani, ma sono appunto cristiani protestanti. E cavolo, mi sono incartata, cos'è che stavo intervenendo? Ah no, ecco, secondo me più che una questione religiosa è una questione che in quelle zone spesso i padri li abbandonano del tutto i figli, no? Sì. Cioè si risposano con qualcun'altra e quelli di prima basta, no? Perché basta, ti separi dalla loro madre, quindi non sono nemmeno più, esatto, i tuoi figli, e quindi quello dopo se li prende come suoi. Sì, cioè, ma anche per una questione penso economica, perché dopo il divorzio devono mantenere, cioè comunque devono mantenere, devono dare gli alimenti per la per la manutenzione. Non riusciamo a parlare. Il mantenimento. Sì, esatto, per mantenere il figlio, però quando viene adottato non devono più dargli alimenti, una cosa del genere, forse.
Sì, sì, è anche per quello, ma infatti uno dei protagonisti della nostra storia avrà esattamente quella situazione, ma non Stevie. Ma non Stevie. Stevie ha anche una sorellina che è nata appunto dall'unione di Pamela e Terry Hobbs, che e si chiama Amanda. Amanda Hobbs. Amanda. 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 E ha 4 anni, ha la metà degli anni di Stevie. Sì. Stevie esce da scuola e la madre con la sorellina lo va a prendere alle 3:15 del pomeriggio. Tornano a casa e lui si mette a fare i compiti. Alle 3 arriva un altro bambino che è James Michael Moore. Sì. Ok. Vuole uscire, cioè nel senso vogliono uscire insieme a giocare, anche perché Steven ha appena ricevuto una bicicletta nuova dal nonno. E lui è felicissimo in questa bicicletta, ha parlato tutto il giorno a scuola di questa bicicletta nuova, eccetera, e quindi vuole appunto uscire con col suo amico Michael, che chiameremo Mike da questo momento in poi. Okay. E la madre gli dice, gli impone di tornare però alle 4:30 al massimo, perché lei alle 5 comincia il turno al Catfish, sì, al ristorante Catfish Island, e deve essere accompagnata dal marito che è appunto Terry Hobbs, perché Terry Hobbs finisce alle 2:30 di lavorare, va a casa, la prende, la porta al lavoro, e quindi anche i bambini, per non lasciarli a casa da soli perché hanno 8 e 4 anni, devono andare con loro. Okay, lei deve essere... il motivo per cui deve essere Terry a portarla al lavoro è che a lei gli avevano tolto la patente. Sì. Perché aveva preso troppe DUI, quindi troppi fermi per guida in stato di ebbrezza. Esatto, sì, sì. Che poi cioè sono andato a vedere, la DUI sarebbe... sì, quando ti fanno il test alcolemico ed è leggermente sopra, lei ne aveva presi di sì, DUI è drive under the influence. Esatto. Quindi esatto, sì. Sotto l'influenza di alcolici in genere, però può essere, vale anche per le droghe. Anche esatto. Se non so come fanno a misurare quelle, però in teoria vale anche per le droghe. Ok, e comunque appunto... Steven dovrebbe tornare a casa al massimo alle 4:30 per appunto andare con i genitori al lavoro dalla madre, però non tornerà a casa. Okay. Abbiamo detto che lui è uscito con James Michael Moore, che è nato il 24 luglio del 1984 ed è amicissimo, il miglior amico di Steven. Tanto che la famiglia, cioè tanto che non è per quello, però la famiglia sono dirimpettai dei Branch. Okay. Cioè dei Branch, degli Hobbs, il sì. Bambino si chiama Steven Branch. Okay. E James è figlio di Dana e Ted Moore, sono gli unici due che non sono separati e risposati, sì. Eccetera. Allora, Todd Moore, il padre, in questo momento qua è in giro col camion, sì. È in giro col camion e tornerà solo alle 5 del mattino dopo, no, del 6 maggio. Michael è un bambino appassionato di Boy Scout, nel senso che nei Boy Scout lui proprio ci tiene, tanto che va sempre, quanto possibile, va sempre in giro con la divisa da Boy Scout, la maglietta, la camicia, il fazzolettino, il cappellino, e poi gli piace mettere una spilla da poliziotto, sì, sulla... un distintivo giocattolo, esatto, sì, un distintivo, esatto, spilla, perché a lui piacerebbe fare il poliziotto. Comunque anche lui va a scuola, alla scuola elementare Weaver, insieme appunto a Steven, e alle 3 va a casa di Steven ed escono a giocare. Pare che Michael Moore, che sembra il regista, in realtà non è il regista, ma è Michael Moore. Sì, però è lo stesso nome. Quindi. Sì, esatto. Sia un po' il capo carismatico di questi tre bambini, perché il terzo bambino è Christopher Mark Byers, sì. Che è nato il 23 giugno del 1984. Allora, la madre si chiama Sharon Melissa DeFeer ed era sposata con Rick Murray. Okay. E hanno avuto appunto Christopher Mark Murray. Poi sì. Quando hanno divorziato, lui aveva 4 anni, lei si è risposata con John Mark Byers, che è diventato il padre adottivo e appunto ha adottato il bambino, quindi Christopher Byers. Sì. Okay.
ha un fratellastro che si chiama Sean Ryan Clark, di 13 anni, quindi un altro cognome ancora, okay, vabbè. Però molto più grande di lui, e Christopher è un po' un bambino problematico. Allora, innanzitutto non abita vicinissimo a Steven e Michael. E Michael, mi veniva Mark, mi sto già confondendo con i nomi, scusate. È un bambino un po' problematico perché pare che soffra di ADHD, sì, ovvero il comportamento iperattivo, la mancanza di concentrazione, eccetera. Lo curano con il Ritalin, ovviamente. Però pare, ovviamente, pare che comunque anche, cioè, non lo aiuti tantissimo a concentrarsi. Infatti il padre, John Mark Byers, è un po' esasperato da questa situazione, perché Christopher è un po' un bambino, diciamo, cioè che segue poco le sì, le regole. Sì, il classico bambino iperattivo. Esatto, è il classico bambino iperattivo, e appunto. E niente, lui alle 15.30, appunto, anche lui va a scuola Weaver, torna a casa, fa i compiti, mangia quello che deve fare, poi esce alle 3.30 per andare a giocare con i suoi amichetti, che sono appunto Mike e Steven. Arriva a casa di Mike, ma loro sono già usciti, perché lui è arrivato lì alle 3.30, più o meno. Sì. C'è la sorellina di Mike che sta vedendo i Muppet Baby, il cartone, sì, animato. E lui, visto che non c'è, chiede alla signora Moore se può fermarsi, e si ferma a guardare un paio di puntate di questo cartone animato. Per le 16 esce. Mm-hmm. Allora, loro abitano in una strada che si chiama North 14th Street. Okay. Ok. North 14th Street. Ed è, diciamo, ad angolo con Goodwin Avenue. Ok. Okay. La North 14th Street a un certo punto finisce, diciamo, in quello che viene chiamato Robin Hood Hills, che sarebbe una specie di boschetto di 4 acri che separa il quartiere dove vivono loro di West Memphis dalla Interstatale 40 e l'Interstatale 55, che sono due strade molto importanti per gli Stati Uniti, soprattutto per i trasporti. Infatti, a sinistra di questo bosco di 4 acri c'è il Blue Beacon Wash, che sì, sarebbe un centro, in realtà è un autolavaggio per camion. Esatto. Ok, con un grosso parcheggio, ed è quello che dà sostentamento a tutta la città di West Memphis, più o meno, perché è un centro, diciamo, commerciale. Ci sono un sacco di negozi, ci sono un sacco di ristoranti, i camionisti che si fermano lì si fermano per lavare i camion e poi vanno a cena, vanno a comprarsi, esatto, le cose, rimangono magari a dormire per la notte, quindi è molto importante economicamente. Sì, cioè la gran parte dell'economia di West Memphis, che come abbiamo già detto non era proprio florida, dipendeva da questa sorta di autogrill. Esatto, esatto. E niente, quindi torniamo un attimo a Christopher. Lui si ferma a guardare i cartoni animati con Amanda, che sarebbe la sorella di Mike, sì, e alle 16, finita la puntata, esce e va a cercare i suoi amici, e percorre la North 14th Street, quindi dove sono, sdraiato sullo skateboard, cosa che suo padre non voleva assolutamente, perché era pericoloso. Lui si sdraiava a pancia in giù, tipo i surfisti, no? Si sdraiava sullo skateboard e poi, skateboard, esatto, pedalava con le mani. Ma è scomodissimo, fai prima andare a piedi. sì, fai prima usare lo skateboard come lo devi usare. Beh, certo. Però la cosa pericolosa è che le macchine non ti vedono. Ed è, sì, un attimo essere investito. Quindi, caso vuole che lo becchi suo padre, John Mark Byers. Sì, il padre adottivo. Il padre adottivo, esatto, il patrigno. Sì, in realtà sì, il padre adottivo. Sì, no, padre adottivo, perché legalmente l'ha adottato, assolutamente. Esatto. E si arrabbi molto con lui per l'ennesima volta. Gli ha detto di non usare lo skateboard così, non andare in giro con lo skateboard per strada. Lui lo fa. E qua il padre, visto che comunque bambino iperattivo, non lo ascolta, eccetera, gli dà un paio di cinghiate. C'hai una cinghia in mano, c'hai una cintura in mano, vuoi non insegnare? E gli dice di tornare a casa subito, pulire il vialetto lì dove parcheggiava la macchina e il prato, e poi dopo, se avanzava tempo, poteva andare a giocare con gli amici. Christopher effettivamente torna a casa. La madre di Christopher, Melissa, è al telefono col capo per
non so che problemi, e lei effettivamente vede sto bambino che entra, esce di casa continuamente, va in camera, torna fuori, eccetera, poi a un certo punto non lo vede più, è convinta che sia in camera, invece il bambino è uscito per giocare con i suoi amici. Mm-hmm. Ok. Qua ci sono un po' di testimonianze dei vicini. Sì. Ok, perché pare che Deborah Oettinger li veda intorno alle 6 giocare nel giardino di casa sua, li caccia via. Sembra che loro vanno verso, lei si ricorda che vanno più o meno verso il Robin Hood Hills. Okay, sì, il che bosco. Tra l'altro a loro piaceva andare a giocare nel boschetto, anche sì. Se i genitori in teoria glielo avevano proibito. Sì, sì, perché era un boschetto un po' di ritrovo. Allora, sembra, se avete letto Stephen King, sembra l'inizio di un romanzo di Stephen King, no? Col sì. Bosco, perché c'è questo canale che lo attraversa e lì ci vanno quelli grandi a fumarsi le canne, ci vanno i bambini a giocare. Tra l'altro, per attraversare questo canale bisogna usare i tubi, cioè dei tubi come passerella, quindi non c'è neanche un ponte che vada al di là, anche perché al di là di questo bosco passa l'interstatale 40, quindi esatto. Anche abbastanza pericoloso. E quindi quando vanno lì, loro attraversano sti tubi ed è pericoloso perché poi cadono nel canale. Il canale non è profondissimo, ma no. È penso abbastanza inquinato perché è tutto marrone, non si vede il fondo. Sì, è molto stagnante. No. Esatto, è limaccioso. Certo. Sì, dà proprio quella sensazione che, cioè, se vedi le immagini, più che un canale, pensi a uno stagno, perché c'è proprio esatto. L'acqua verde-marrone. Esatto. E comunque alla stessa ora, no, più o meno verso le 18, la madre di Mike, Dana Moore, li vede passare in bicicletta, tutti e tre, sulla North 14th Street. E Christopher è su una delle due biciclette, no? Perché lui aveva sì. Lo skateboard, gli altri avevano le biciclette, stare dietro la bicicletta con lo skateboard, soprattutto se lo usi come tavola da surf. Sì, perché la mia sensazione è che lui non avesse ancora imparato ad usarlo, quel cacchio di skateboard. Esatto. Quindi doveva essere veramente molto lento, perché appunto con le mani. Esatto. E appunto, siccome sono già le 6 e in quella zona lì, penso si mangi presto perché tutti stavano preparando sì. La cena. Beh sì, sono americani assolutamente, l'ora di cena è le 6, poi alle 8 i bambini sono già tutti a letto. Esatto. È così. La madre di Mike manda la sorella di Mike, che ha 10 anni, si chiama Dawn, a cercarlo, no? Gli sì. Vede passare, gli dice vai a prenderlo. Lei prende la bicicletta e comincia ad andare. Viene affiancata da tre teenager, le dice, due di colore e uno bianco, che le chiedono se vuole uno shot. Lei si spaventa perché pensa alla droga. Sì. No? E quindi si allontana, torna indietro. Poi lei dice che circa alle tre quarti d'ora dopo vedrà sti bambini, sti tre in una strada, in una casa a Godwin Avenue, okay. Che stavano entrando in questa casa qua. Okay. Ok, i tre ragazzi che ha incontrato per esatto, strada. Esatto. Queste qui sono la ricostruzione dalle testimonianze che daranno poi nei giorni successivi al 5 maggio. In realtà Dawn dice che erano circa le 5 e mezzo, sì. Mentre la madre dice che l'ha mandata, che ha visto i tre bambini alle 6. La discrepanza potrebbe essere data dal fatto che è una bambina di 10 anni e non ha la cognizione del tempo, non ha l'orologio. Sì, non portava l'orologio, cioè era il 93, non è che avevi cellulari e ovunque dei display che ti dicevano l'orario, cioè se non avevi l'orologio non sapevi che ore erano. Esatto, esatto. E un'altra vicina, Kim Williams, vede appunto Mike Moore e Steve Branch che entrano alle Robin Hood Hills verso tra le 5 e mezza e le 6, perché era il periodo in cui andava tipo a messa, stava facendo da mangiare, una roba così. E anche lei subito dopo vede questi tre ragazzi, due di colore e uno bianco, uscire dalla strada da dove sono arrivati i bambini. Ok. Allora, Jamie Clark, che stava andando alla messa del mercoledì sera, dice che ha visto i tre bambini tra le 6 e le 6 e mezzo, perché era l'ora a cui lei usciva per andare alla messa del mercoledì sera con tutta la famiglia, giocare vicino alla casa degli Ops, che sarebbero i genitori di Steven Branch.
Ok, sì. E poi non li vede più. Un'altra vicina, Sandy Rico, li ha visti alle 6:30 giocare sempre lì vicino al canale delle Robin Hood Hills. Allora, in realtà l'ultima volta che sono stati visti sono intorno alle 19, perché Chris Walls li vede in bici sempre lì intorno all'entrata delle Robin Hood Hills. Fate conto che per entrare nelle Robin Hood Hills c'è una strada che finisce, che poi tra l'altro lo usavano anche come parcheggio, e poi cominciano subito gli alberi, no? Sì. E quindi niente, questa, le 7 di sera, sono l'ultima volta ufficiale che i vicini hanno visto questi tre bambini. Circa le 8 di sera, John McByers chiama la polizia perché Christopher non è più tornato a casa. Non sanno dov'è, sono andati a cercarlo, il pomeriggio sono andati a cercarlo e non l'hanno trovato. Viene mandato, la centrale poi avvisa le pattuglie che ci sono in giro e l'agente Regina Mix arriva dai Byers alle 20:10. E appunto John McByers dice che non vede Christopher dal pomeriggio. Lui è preoccupato perché, visto che comunque l'ha beccato lì alle 4, 4 e mezzo, quando era, gli ha dato due cinghiate, lui dice: non vorrei che si fosse preso male, fosse scappato a qualche parte, ma non lo troviamo. Siamo andati a cercare dei vicini e non ci sono. In realtà, mentre sta parlando, Dana Moore, che appunto abita praticamente di fronte, vede la polizia, anche lei va dall'agente Mix a denunciare il fatto che anche Mike è sparito. No, anche lui non lo vede, lei non lo vede più più o meno dalle 6. L'agente Angela Mix le dice: guardi signora, stia calma, adesso prendo la denuncia dei Byers e andrò a cercare il figlio. Se sono insieme, come dice lei, ovviamente ne trovo uno, trovo anche l'altro. Certo. Se non dovesse tornare fra poco, se lei non lo dovesse più vedere, ci richiami e faccia una denuncia a parte, ok? Quindi alle 8:30, 20:29 di sera, Regina Mix lascia la casa dei Byers e comincia a fare un giro. Alle 20:42 arriva una chiamata dal ristorante Bojangle, è una specie di fast food. E questa chiamata è stata fatta perché un tizio di colore è entrato barcollando, sembrava molto confuso, sembrava nel ristorante, era tutto sporco di fango ed era ricoperto di sangue. Sì. Entrato di filata nel bagno delle donne, si è chiuso nel bagno delle donne, lasciando tracce di sangue sulla porta, sui muri, e quindi hanno chiamato la polizia. Regina Mix, che era in giro da 10 minuti a cercare sti bambini, riceve la chiamata, va al ristorante e non parcheggia neanche la macchina, non scende dalla macchina, parla col direttore. Sì, ma va proprio al drive-thru, sai dove ordini, sì, esatto, da portare via, quindi con la macchina si ferma lì a prendere la denuncia. Esatto, e parla appunto col direttore Mike King attraverso lo sportellino del drive-thru, quello da cui ti passano, e prende questa denuncia. In realtà poi, visto che c'è, ordina degli hamburger. Esatto, le patatine, le ciambelle, perché è un poliziotto. E il direttore le dice che mezz'oretta prima, appunto, è arrivato questo tipo di colore, sembrava sbandato, cioè comunque non camminava bene, sembrava molto confuso, sporco completamente di sangue, sporco di fango, e si è infilato nel bagno delle donne. Ok, se n'è andato da pochissimi minuti, lui l'ha visto andare verso i cassonetti dietro il Bojangle, no? Il ristorante. Lei non scende dalla macchina, non va verso il bagno, dice: va bene, ci penso io, e si allontana con la macchina. Ok. Contemporaneamente le arriva un'altra chiamata perché c'è un vandalo che sta tirando uova in giro su una casa. Ok. E quindi, tra bambini scomparsi, tizi di colore coperti di sangue che entrano nei ristoranti e si chiudono nel bagno delle donne, è meglio andare a cercare uno che tira le uova. Sì, cioè la priorità in questi tre casi di questa sera è il tizio che tira le uova. È il tizio, esatto, cioè, il tizio che tira le uova. Che poi io non ho capito, ma era in giro da sola questa poliziotta? Perché dappertutto vedo Regina Mix, ma scusa, ma io guardando Law and Order, quindi sono un'esperta di polizia americana in base a questa cosa, so che deve sempre esserci il partner. Mi sembra che è da sola, tra l'altro, e poi, cioè, non c'è polizia a West Memphis, chiamano solo lei per qualsiasi cosa, di qualsiasi livello di gravità, no? Sì, sì.
Ma secondo me lì in quella zona lì c'era solo lei, perché comunque il Bojangle è nel raggio di un miglio dal quartiere dove stanno sti bambini qua e dove ci sono le Robin Hood Hills. Sì. Quindi è molto, cioè nel senso è molto vicino. Io penso che sì, non avesse un partner e fosse in quella zona lì, ci fosse solo lei. Perché non si spiega altrimenti. Per forza, però è assurdo, anche perché, vabbè, la polizia di West Memphis, adesso lo vedremo, sì, non era abituata a questo tipo di cose, però c'era della criminalità a West, esatto, Memphis, comunque, era piccola criminalità, quindi erano, esatto, casi diversi da quello che stiamo per affrontare, però comunque, cioè, immagino che dovrebbero esserci degli agenti, ci sono un sacco di problemi di spaccio, aggressioni, furti, cose di questo tipo, e ce n'è una sola, senza partner, esatto, e tra l'altro tutte le chiamate le girano a lei, che sì, cioè, sei lì, già che sei in piedi, cioè poverina, adesso ovviamente la continuerò a sfottere per sempre, no, per, beh, il fatto, certo, che ha dato priorità al tizio che lancia le uova, però era anche, esatto, lì, deve fare tutto lei in quella città. Esatto, e comunque alle 21:24 le arriva un'altra chiamata, che è di Dana Moore, che stavolta, visto che sono già le 9:30 di sera, il bambino Mike non è tornato a casa, chiama per fare la denuncia apposita. Certo. Lei va, mentre parla con questa Dana Moore, dice che un altro genitore, Terry Hobbs, nel pomeriggio è passato a lei a chiedere se avevano visto Steven, se per caso aveva visto Steven, se era con col figlio, eccetera. Steven è il primo bambino, Steven Branch. Sì. Giusto, sì. Sì, Stevie. Ok. Lei prende la denuncia, contemporaneamente le arriva un'altra chiamata, perché appunto c'è Terry Hobbs e Pamela Hobbs al Catfish, al ristorante Catfish, perché anche loro non trovano più Stevie. Certo. Quindi lei va a prendere la chiamata al Catfish, al ristorante Catfish, e loro dicono che aspettavano Stevie per le 4:30, non è arrivato, sono usciti insieme alla bambina più piccola, Amanda, che aveva 4 anni, sono usciti per cercarlo, però appunto lei doveva andare a lavoro, quindi alle 5 Terry Hobbs ha lasciato la moglie Pamela al Catfish ed ha detto continuo a cercare io il bambino. Sì. Ok, qua ci sono due versioni della storia, perché effettivamente Terry Hobbs dice che prima è passato da un suo amico e suo collega. Allora, Terry Hobbs faceva tipo lavorare in una gelateria, faceva tipo manutenzione, e aveva questo amico. Sì, lavorava, non era proprio una gelateria, cioè lui faceva manutenzione per una catena che c'entrava con i gelati, sì, quindi lui si spostava nelle varie location per fare, esatto, manutenzione, appunto. Ah, ok. Io avevo capito. Cioè, una sì, no, però non è una gelateria, no. Singola, ah, okay, era è proprio una catena. Sì, perfetto. E lui andava nelle varie location. Perfetto. E siccome lui cominciava molto presto la mattina, alle 2:30 del pomeriggio aveva finito, in modo da poi poter portare la moglie a fare il turno serale al Catfish. Comunque lui dice che effettivamente per andare a cercare il bambino prima è passato da un suo amico, David Jacoby, sì, che è un suo collega. Okay. E qua ci sono due versioni diverse, una di David e una di Terry. Sì. Terry dice che ha lasciato la bambina alla moglie di Jacoby, che forse era una cosa che faceva abitualmente nel pomeriggio quando la moglie poi andava al lavoro, ed è uscito con David a cercare, appunto, a continuare a cercare Stevie. Sì. Okay. David Jacoby invece dice che lui è arrivato, ha lasciato la bambina dalla moglie, loro si sono messi prima a chiacchierare e poi a suonare la chitarra, okay, per un'oretta. Poi a un certo punto Terry dice, ma sì dai, devo andare a cercare mio bambino. Ecco, ora che abbiamo fatto le prove della band, possiamo pensare di andare a cercare il bambino. Beh, ma mi piace che qui a West Memphis abbiano molto chiare le priorità, proprio come regola sì, generale. Eh sì, esatto. E quindi se ne sia andato, dice, a cambiarsi per andare a cercare il bambino, sì, si è tornato ore dopo, un paio d'ore dopo, ok? Invece Terry dice che lui e David sono usciti insieme, okay, si ritroveranno poi la sera, perché dopo appunto le 21 del 5 maggio del 1993
tutto il vicinato è allarmato per la sparizione di questi tre bambini. Organizzano una specie di ronda, vanno verso, visto che sono stati visti comunque sempre l'intorno, tutti i testimoni dicono che li hanno visti l'intorno alle Robin Hood Hills, vanno a cercarli in mezzo agli alberi. Ovviamente è sera, non è un posto illuminato, sono comunque 4 acri di bosco, c'è solo la luce della luna, non trovano niente. Certo. Non trovano niente. La mattina di giovedì 6 maggio alle 6 i bambini vengono dalla polizia di West Memphis, vengono dichiarati scomparsi. Certo. Ok. Allora, il giorno del 6 maggio succederà di tutto, cioè tutta la maggior parte della storia si concentra in questo giorno qua, perché la polizia comincia le ricerche alle 8 del mattino e ovviamente ci sono gli agenti che vanno porta a porta, eccetera. Poi c'è un gruppo di poliziotti che passa a pettine, quindi passano a pettine le Robin Hood Hills. In realtà non trovano niente fino a che un agente della sezione minori, Steve Jones, alle 2:15 non vede, cioè gli cade l'occhio su qualcosa che galleggia lì nel canale. Ed è una scarpa nera. Sì. Una scarpa da tennis nera, piccola, sembra di un bambino, che non ha i lacci. Sì. Chiama, ovviamente fa la comunicazione alla radio e arrivano un po' di agenti, tra cui Mark Allen e Brian Ridge. Okay. Brian Ridge è il primo che entra in acqua e comincia a tastare il fondo di questo canale, perché comunque è veramente un'acqua limacciosa, marrone, e il fondo non è profondissimo, però non si riesce a vedere comunque il fondo. Sì, non si vede niente. Esatto, proprio, proprio le acque quell'acqua sono verde marrone. Esatto, proprio quella fangosa, sì, che si fa, cioè che affonda i coi piedi nel fondo, e a un certo punto sente qualcosa, inciampa in qualcosa. Vede che questo qualcosa si muove, si butta dentro con le mani, prova a muoverlo e viene su il cadavere del primo bambino. Ed è una cosa straziante. Allora, sì, se vi capita, c'è un documentario che si chiama Paradise Lost. In realtà sono 3 documentari. Sono 3, però vabbè, quello più famoso è il primo. Il primo. Ed è quello cui stai per fare riferimento. Esatto, dove all'inizio fanno vedere le immagini dei corpi dei bambini e sono spaventosi. La prima volta che l'ho visto pensavo fossero dei pupazzi. Eh sì, perché è strano vedere queste cose in un documentario, però no, dato che sono dei documentari prodotti da HBO, tra l'altro sì, tanti anni fa, HBO era partito con l'idea che... sì, perché HBO è un canale in abbonamento, ok? E ai tempi, sapete, la televisione via cavo, quelle robe tipo Sky, HBO sì, è stato uno dei primi e puntavano tutto sul non avere la censura, non doversi piegare alle logiche delle altre televisioni, perché appunto essendo un servizio in abbonamento non veniva regolato come invece vengono regolate le televisioni normali. Sì. E quindi puntavano tutto a non censurare e fa veramente strano vedere delle immagini di cadaveri senza censura, senza essere sfocate, senza sì, i quadratini sopra, è piuttosto sì, scioccante. Però non sembrano neanche, sembrano dei pupazzi perché sono, cioè purtroppo completamente bianchi, ma bianchi sì, tipo il gesso. E per fortuna li inquadrano un po' da lontano, cioè nel senso non inquadrano benissimo da vicino, non fanno vedere. No, però però si vedono, si vede, ragazzi. Esatto, tornando indietro riguardando dice ok, quelli sono bambini e il primo appunto che trovano è Mike Moore. Mike Moore è completamente nudo sì, e ha le mani legate con le stringhe delle scarpe ai piedi, la mano destra alla caviglia destra e la mano sinistra alla caviglia sinistra, come se fosse dicono incapprettato, non è proprio un incapprettamento, però è come se fosse seduto e qualcuno gli avesse legato le mani alle caviglie. Esatto. Quindi sì, ha una specie di forma a L, con le mani portate verso il dietro. Sì. Ok. Cominciano ovviamente a scandagliare il fiume. La prima cosa che trovano sono dei bastoni conficcati sul fondo fangoso. Li tirano fuori e sui bastoni, in fondo ai bastoni ci sono avvolti i vestiti dei bambini.
riusciranno a trovarli quasi tutti tranne un calzino e due mutande, nel senso di altri due bambini, cioè degli altri due bambini, perché sì, ovviamente vengono fuori i cadaveri degli altri due bambini, sia di Steven che di Chris. Sì, okay. Stevie, Chris e Mike. Esatto. Che sono, vabbè, si è capito, però precisiamo, sì, vengono trovati tutti e tre legati e completamente nudi. Completamente nudi, hanno i corpi martoriati, sì, proprio di botte. Uno ha la faccia completamente devastata da una parte. Sembrano che siano stati picchiati selvaggiamente. E il più conciato è il cadavere di Chris Byers, perché è stato anche mutilato, sia lo scroto che pare gli abbiano anche tagliato il pene. La punta. Sì, la punta. Cioè, non, perché dappertutto scrivono castrazione, così. Sì. Cioè, mancano dei pezzi, ecco, non è... Sì, esatto. Che brutte cose di cui parlare, però non, sì, è un taglio netto, ok? Mancano i testicoli e manca la punta del... Esatto. Del pene. Sì, e poi e manca anche, scusate, manca anche la pelle del pene. Sì, scusatemi, sì, però, così no, siamo, no, certo, precisi. Sì, e anche dello scroto, sì, pare. Sì, esatto. Poi verrà detto che forse erano stati mangiati dagli animali, però un po'... ma poi lo vediamo. Allora, all'inizio pensano che i bambini siano stati anche violentati. Mm-hmm. Il medico patologo arriva alle 3:20, ed è un problema, perché allora in questo bosco non possono arrivare i mezzi. Mm-hmm. Loro devono prendere i bambini e portarli al parcheggio del Blue Beacon, lì dove lavavano i camion, per riuscire a portarli via con le ambulanze. Ok. Con le ambulanze o comunque con il camion del coroner. Mm-hmm. Ok. E cosa succede? Che appunto si diffonde subito la notizia che questi bambini sono stati trovati morti, e ci sono i genitori che stanno venendo tenuti fuori dal bosco, ma dalla parte del quartiere, non dalla parte del Blue Beacon, perché, sì, tra il Blue Beacon e il quartiere c'erano appunto di mezzo questo bosco. E niente, i genitori hanno attacchi isterici. C'è la madre di Pamela Hobbs che urla e poi sviene. Sì, sviene, perché c'è lei e suo marito Terry che sono lì, e la polizia, alcuni agenti escono dal bosco, e quando dicono signora, lei ha già capito che cosa, sì, stanno per dire. È proprio, cioè, questo è filmato perché c'era, sì, presente una crew, e c'è proprio la scena di lei che perde i sensi. Poi urla, esatto, in un modo, è veramente straziante quella cosa lì. Sì, sì, anche perché comunque la storia dei bambini scomparsi è arrivata subito ai giornali, già la sera, certo, prima, quindi avevano già cominciato a parlarne, e soprattutto la gente del quartiere lo sapeva, che erano spariti questi tre bambini, anche perché erano andati a cercarli appunto nel bosco. E appunto i bambini verranno portati via intorno alle 4 del pomeriggio per andare a fare le autopsie. Le biciclette vengono trovate sempre lì nel fiume, tirate su quello che dicevo, i tubi per passare da una parte all'altra del fiume, del canale in realtà, e poi verranno portate via su un carro bestiame. Sporco. Quello c'era. Quello, sì, c'era, in cui ovviamente saranno leggermente compromesse tutto quello che c'era su queste biciclette. Sì, beh, certo, ma lì c'è stata contaminazione di qualsiasi prova, un po' non per colpa degli agenti, perché comunque c'è, cioè, i cadaveri abbandonati nell'acqua stagnante, è ovvio che poi sono contaminati ed è difficile, sì, risalire. Però poi la zona con tutte queste persone che vanno a cercare, le tracce di tutta la popolazione mescolati che quindi non portano a niente, le biciclette che vengono messe sul carro sporco. Sì. Quindi insomma fanno in modo da rendere la vita impossibile ai RIS, se i RIS arrivassero, ma, esatto, tanto, esatto, non arrivano. Esatto, l'unica cosa che riescono a capire in quel momento lì, che riesce a capire la polizia, è che la scena del crimine è abbastanza strana,
perché è vero che ci sono i corpi, è vero che ci sono i vestiti attaccati a questi bastoni, è vero che ci sono le biciclette, ma lì intorno non trovano tracce di sangue. I bambini erano stati picchiati, a uno gli mancava mezza faccia, a un altro forse aveva uno squarcio sulla gola, però un minimo versamento di sangue ci sarebbe dovuto essere da qualche parte, invece non lo trovano o non sono capaci di trovarlo, comunque non c'è lì sulle rive. Sì, io stavo dicendo per ipotesi, nel senso... Sì, no, allora, obiettivamente è difficile, perché sai, trovare gli schizzi di sangue in un appartamento è facile, in quel tipo di foresta, in quel tipo di vegetazione è molto più difficile, però sì. Poi vabbè, chiaramente il sangue presente sui cadaveri è stato lavato via dal canale, sì. Quindi c'è anche quello, però sulle rive così neanche uno schizzo. Sì, anche perché pare che i corpi non fossero stati solo messi, cioè buttati, ma fossero stati spinti nel fondo appunto fangoso del canale, in cui si erano più o meno incastrati. Sì, sì, erano ancorati, cioè come vestiti erano ancorati, esatto. Con i bastoni, anche i bambini credo che abbiano fatto una cosa del genere. Esatto. Perché sennò comunque sarebbero emersi. Esatto, o sarebbero stati portati via da quel minimo di corrente che... Sì. Comunque, appunto, prende le indagini... Le prende in mano Gary Gitchell. E ecco, questo è un nome importante, visto che vi abbiamo detto vi riempiremo di nomi, questo, esatto, segnatevelo. Questo segnatevelo. Gary Gitchell, che sarebbe un investigatore, e prende si mette al comando di questa investigazione. Sì. Tanto che a un certo punto la polizia di stato, che sarebbe tipo il CBI dell'Arkansas, gli chiede se vuole supporto in questo, e lui dice no. Non si sa perché dica di no, forse perché era orgoglioso dei suoi baffetti da sparviero, forse perché c'aveva il pene piccolo e diceva no, è un caso troppo grosso, lo devo risolvere da solo e così affermare la mia mascolinità nonostante i miei baffetti. Però... sono quelle classiche cose delle rivalità. Poi in particolare sì. Però la polizia di West Memphis aveva un sacco di storia di menate con la polizia statale, cioè si facevano i dispetti da anni, cioè non è una cosa che è nata adesso. No, e quindi esatto. Lui per orgoglio rifiuta questo aiuto che era fondamentale, perché come facevo accenno prima, questo tipo di delitti a West Memphis non c'era mai stato, non sono a New York City, non sanno come indagare, quindi... Gli sarebbe stato comodo l'aiuto dello Stato, però... Esatto, anche perché comunque, come dicevo, non riescono a trovare particolari prove sulla scena del crimine. Le autopsie dei ragazzi arriveranno più di un mese dopo, e quindi loro non sapevano, cioè nel senso in quel momento lì non avevano idea di da dove cominciare a indagare, in quel momento lì in cui trovano appunto i corpi. Cioè non è che c'è qualcuno... nel senso non è che hanno trovato qualcosa che dicono ok, indaghiamo in questa direzione qua. Stanno proprio, almeno all'inizio, brancolando nel buio. Certo. In mezzo a tutto sto casino, Marty King del Bojangle chiama la polizia e dice sentite, ma per quel tipo di colore che ieri sera è venuto sanguinante, non è che magari potrebbe centrare? Perché ovviamente, come dicevamo prima, c'erano già le truppe, stavano già facendo i telegiornali. Sì. Non è che potrebbe centrare con la scomparsa di sti bambini, visto che comunque siamo qua a un miglio. E questo era ricoperto di sangue e di fango. Allora vanno due poliziotti, uno dei due è Brian Ridge, quello che ha trovato il primo bambino nel fiume. Sì. E vanno direttamente dai Robin Hood Hills, quindi sono sporchi di fango anche loro, sono sporchi di fango, vanno a vedere in questo ristorante, e appunto come si dice, Marty King gli dice, il tipo era sporco di fango esattamente come voi, li porta al bagno e il bagno è stato pulito, nel senso che è un ristorante... in realtà è un fast food, non è che potevano bloccare. Che però, tra l'altro, se non sbaglio, l'avevano pulito quel giorno lì, cioè loro la notte prima l'avevano lasciato sporco apposta, perché stavano aspettando che arrivasse qualcuno a fare le indagini. Questi se ne sono fregati, perché gli aveva riempito il bagno delle donne di sangue, quindi sti poverini o chiudono ristorante, però loro l'hanno tenuto sporco tutta la notte aspettando che il giorno dopo venisse qualcuno, e questi non arrivavano.
Esatto. E quindi cosa succede? Che Brian Ridge e l'altro agente cominciano a grattare via un po' di sangue dal muro, quello che è avanzato, perché comunque il sangue era stato pulito appunto per permettere di aprire il ristorante, anche perché giustamente, non sapendo niente della polizia, uno diceva vabbè, non gliene frega niente, puliamo, no? Esatto. Però appunto Marty King aveva tenuto da parte un paio di occhiali da sole che erano stati lasciati nel bagno delle donne, che forse appartenevano al tipo. Tra l'altro il tipo di colore aveva anche una specie di fasciatura, un'ingessatura blu al braccio e un tutore col velcro bianco. Ok. Quindi appunto Brian Ridge raccoglie sti campioni di sangue, gli occhiali e tutto quanto e se ne va. Sempre il 6 maggio alla polizia di Marion, che è lì vicinissimo a West Memphis, la mattina prima del ritrovamento dei corpi, però questo qui succede, arriva Vicky Hutchinson col figlio Aaron. Il figlio ha 8 anni, va a scuola a West Memphis, nella stessa scuola dei 3 bambini scomparsi. Per ora sono ancora scomparsi, non hanno ancora trovato i corpi. Vicky è lì perché deve dare una deposizione su un giro di truffe su carte di credito nella stazione di servizio dove lavorava. Ok? Sì. E... Cioè... Sì, no, beh, lei faceva quella cosa che a volte si vede nei film. Sapete che negli Stati Uniti devi lasciare la mancia, no? Sì. E negli Stati Uniti spesso si paga con carta di credito anche la mancia. E quindi sullo scontrino c'è scritto quanto vuoi mettere. Ok, se il cameriere prende e modifica la cifra, poi si aumenta la mancia da sola, quindi penso che questa era una roba che succedeva, vabbè, perché lei lavorava appunto come cameriera in questo posto qua. Comunque. Esatto, sì, è una stazione di servizio. Comunque c'è l'agente Donald Bray, allora lei deve dare una deposizione e fare un test con la macchina della verità. Mo, in questa storia ogni 2x3 tirano fuori sto cazzo di poligrafo. Sì. Però siamo ancora nel 93, quindi forse aveva ancora un po' di credibilità. Comunque, lei con questo bambino, col figlio, deve rispondere alle domande della gente su sta storia. C'è il bambino che fa casino. C'è il bambino che fa casino, a un certo punto pare che Vicky dica alla gente, Donald Bray, che il bambino conosce i 3 bambini scomparsi. Sì. Effettivamente la gente comincia a chiedere a sto bambino se sa qualcosa, se li conosce, e lui dice che effettivamente li conosce. E lui addirittura dice che il giorno prima Mike Moore l'ha visto parlare con un tizio di colore che aveva una berlina marrone e i denti gialli. Era alto, magro, con i denti gialli e questa berlina marrone. E gli aveva detto a Mike, guarda che mi ha mandato tua mamma per prenderti e portarti a casa, perché lei non può passare. Mike, che comunque viveva molto vicino alla scuola, Mike e Stevie. Vivevano molto vicino alla scuola, quindi andavano da scuola a casa a piedi. Mm-hmm. Ok. E quindi e Mike non è voluto andare. Non è voluto andare con questo tipo qua ed è tornato a casa da solo a piedi. Ora, ad Aaron continueranno a fargli domande, fargli interrogatori, interviste, perché non sono proprio interrogatori. E lui dirà un sacco di cose, no? Da tra il 6 maggio e l'inizio di giugno, inizio, metà giugno, ma poi verrà anche interrogato a fine anno, quindi a dicembre, così. Lui dirà un sacco di cose. E le sue cose, cioè tutte le sue versioni saranno sempre peggiori. Sì. A un certo punto arriverà a dire che lui effettivamente era il 5 maggio, era ai Robin Hood Hills, nascosto su un albero, e ha visto 5 persone coi 3 bambini che li violentavano, li picchiavano e stavano facendo un rito satanico, lui, il bambino, dice, parlando in spagnolo. Okay. A un certo punto Aaron dirà che lui era sull'albero ma è caduto dall'albero. Caduto dall'albero, è stato catturato e doveva essere ucciso tipo anche lui, ma lui è riuscito a liberarsi, a scappare. Un bambino di 8 anni da 5 persone che hanno già ucciso altri 3 bambini, lui è riuscito a scappare. Ovviamente la polizia prende per oro colato quello che sto bambino dichiarerà durante tutto questo periodo qua.
Sì, ma anche perché, vabbè, adesso vedremo, la polizia sì. Inizia a farsi delle idee, quindi iniziano a fare delle domande particolari ad Aaron, esatto. Che ama molto ricevere l'attenzione di questi uomini adulti e rispettati, perché anche lui aveva una vita abbastanza disgraziata, quindi avere queste persone importanti, perché agli occhi di questo bambino comunque i poliziotti sono persone importanti, mm-hmm. Che gli prestano attenzione e sono contenti quando lui risponde in un certo modo, lui si sforza di rispondere in un certo modo. Esatto. Okay? Prendendoci un po' troppo la mano. Prendendoci, sì, facendosi prendere la mano, perché poi a un certo punto dirà che in realtà lui non c'era lì. Certo, però, chiaro. Però, appunto, ci sono due agenti della... come si dice, della sessione reati minorili e della, della libertà vigilata dei minori, mm-hmm. Che da un po' di tempo sono in fissa con il satanismo. Sì, da sempre, ma roba che non vedono loro, cioè loro vanno in giro di notte a cercare i riti satanici. Sì, perché allora a loro piace definirsi cacciatori di streghe, cioè loro vanno fisicamente a cacciare le streghe di notte, quando c'è la luna piena, perché loro hanno tipo il calendario delle fasi lunari, esatto, no? E lo studiano, e quando c'è la luna piena loro prendono e vanno in giro tutta la notte a cercare i riti satanici e le streghe da catturare. Sì, perché ovviamente come a Salem... Questo è 1993, ragazzi. 1990, sì. 1600. Esatto, 1993. E questi due agenti fanno di nome Steven Jones, che se vi ricordate è lo stesso che ha trovato la scarpa nel ruscello, e Jerry Driver. Mm-hmm. Nome è importantissimo. Questo nome è importantissimo, perché Jerry Driver è l'agente che... diciamo a cui è stato affidato e con cui lui è ossessionato di Damien Eccles, che sarà uno dei tre protagonisti di West Memphis. Esatto. Okay. Questo Jerry, che ha una lista, cioè nel senso che è un cacciatore di streghe, sta cercando il demonio dentro di noi. Sì, che in teoria poi lavora per i servizi sociali, però che no? Sì, cioè, esatto. Quindi non c'entra niente in realtà, però esatto. Lui è ossessionato. Da sta cosa qua. Beh, ma quale persona migliore sì, a per cui affidare i ragazzi problematici se non un cacciatore di streghe? Esatto. Ha una lista di 8 nomi che lui ritiene satanisti. Sì. Questi 8 nomi sono appunto Damien Eccles, che ha 18 anni, sono Jason Baldwin, che ne ha 16, Jesse Miskelly, che ne ha 17, e c'è Domini Tyr, che sarebbe una ragazza fidanzata di Damien Eccles. Sì, un'amica di Damien. Poi vediamo. Tra l'altro, Narlene Hollisworth, che sarebbe sempre una residente lì dell'area, eccetera, dice che ha visto due ragazzi nel parcheggio del Blue Beacon sporchi di fango la sera prima. Cioè la sera prima, ossia... il 5 maggio, perché ovviamente queste cose avvengono dal 6 maggio in poi, da quando ritrovano i bambini, cominciano a fare interrogatori a tappeto. E uno di questi ragazzi, lei è strasicura che sia Damien Eccles. Mm-hmm. Ok. Parliamo di Damien Eccles, Jason Baldwin e Jesse Miskelly. Ok. Cominciamo dai più semplici. Perché quelli... E quindi cominciamo a parlare di Jesse Miskelly. Okay. Okay. Jesse Miskelly è nato il 10 luglio del 1975, al momento ha 17 anni, vive col padre ed è il ha un leggero, chiamiamolo, ritardo, ha un QI stimato tra i 67 e i 75, mm-hmm. Quindi pare che dicono che abbia un'intelligenza di un bambino tra i 6 e i 7 anni. Sì. 5-7 anni, una roba del genere. Infatti lui, vabbè, ha dovuto lasciare la scuola perché non riusciva proprio a superare gli esami. Vive col padre, che mi pare che faccia il meccanico. Sì. Faccia il meccanico, poi fa i lavoretti in giro per la città, quando lo chiamano per riparare
cose, falciare il prato. Lui è sempre... C'è anche il babysitter, tante volte quelli del vicinato gli lasciavano i bambini perché comunque i bambini si trovavano bene con lui, si divertivano. Sì, lui era molto bravo, lui era molto bravo con i bambini, probabilmente perché comunque... Bambino lui. Era un bambino lui. No, tra l'altro c'è la suo padre e sua madre, tra virgolette, nel senso che era la moglie del padre che a questo punto però si sono già lasciati. Sì. Però era la figura femminile di riferimento di Jesse, che si vogliono un sacco bene. Sì. Entrambi dicono che Jesse è sempre stato un bravo bambino, ma lento. Dicono proprio slow-minded, quindi lento sì. di mente. Sì, anche perché si capisce da un sacco di cose che fa, tipo lui vorrebbe diventare un wrestler professionista, nonostante sia alto 1,50 m. Sì. E poi lui finisce nel mirino della polizia, comunque viene fermato e viene tipo arrestato per pochissimo tempo perché ruba delle bandiere della banda della scuola e le ruba perché voleva farsi la pista da corsa, no? Per le macchine da corsa nel giardino di casa. E lui, poverino, diceva, è pieno di bandiere le piste da corsa, mi servono delle bandiere, quelle lì della banda della scuola sono perfette, quindi lui era andato a scuola, aveva preso le bandiere e poi le aveva fatte vedere a tutti. Eh sì, perché le ha messe in giardino, quindi tutti sapevano che aveva rubato le bandiere, perché lui appunto era un appassionato di wrestling e di NASCAR. E di NASCAR, esatto. E tra l'altro sì. Se guardate South Park, no? Tutti i bifolchi sono appassionati di NASCAR, questo è uno stereotipo americano molto diffuso, quindi... ma la NASCAR va tanto nel sud degli Stati Uniti. È appunto, appunto. E poi è bello che lui pensava di fare una pista NASCAR nel giardino, ora che razza di giardino gigante avessero. Ma d'altronde, cioè, se ragiona con un bambino... sì, vabbè, però se si ragiona con un bambino di 7 anni... a 7 anni queste cose qua le fai, cioè ti sembra... Ah sì, adesso faccio... Ma infatti lui così, lui diceva io faccio wrestling, sì, ma fare wrestling non è picchiarsi con i tuoi amici sempre in giardino, però per lui esatto. Quello era fare wrestling, ma lui infatti oltre a tutti questi problemi che aveva soffriva anche molto dell'essere piccolo, come hai detto sì. Tu, era alto appunto circa 1,50 e quindi per compensare cercava di atteggiarsi a duro. Ed era sempre molto anche rissoso, ma non con cattiveria, sempre con l'ottica dell'autodifesa, anche perché quando il padre stava con quella che è stata a tutti gli effetti la madre di Jesse, Jesse si è ritrovato ad avere 9 fratellastri e questa famiglia era seguita dai servizi sociali che hanno scelto di non togliere i bambini alla famiglia perché la famiglia era stata definita amorevole ma difficile. E Jesse era bullizzato da tutti questi 9 fratelli, però appunto sempre le dinamiche tra fratelli, non sì, cattiveria, però lui ci soffriva tanto, infatti poi appena diventa un po' più grande inizia a riempirsi di tatuaggi. Sì. E aveva tatuato, che poi non ho, credo che se lo sia fatto rimuovere adesso, però aveva tatuato bitch sul petto. Quindi bitch vuol dire cagna in italiano, sì. Sarebbe, no? Si usa anche col significato di troia, ma in inglese si usa anche come significato di persona sottomessa, quindi non sì. Si è capito perché c'è scritto bitch sul corpo, forse lo intendeva come io dico a te bitch. Sì, un po' come in Breaking Bad che c'è coso Jesse che continua a dire yo bitch. Ecco, esatto, lui diceva sta cosa tatuata e poi aveva tatuato tutti... Ma robe secondo, cioè fatte non da tatuatori professionisti. No, certo. Tatuato i teschi, i pugnali, tutte quelle robe lì, insomma, perché voleva far vedere che lui era un duro. Esatto. E niente, questo è Jesse Miskelly. Passiamo a Jason Baldwin. Lui è nato l'11 aprile del 1977 e anche lui, allora, sono 3 famiglie che non è che navigano nell'oro. Perché comunque vivono tutte e tre nei camper. Sì, nel trailer park. Esatto, nel trailer park, in queste case roulotte. Prefabbricate, sì. Sì, quelle classiche che di cui parliamo spesso. Sì, infatti anche... sottolineiamo, questi ragazzi sono ancora più poveri delle famiglie dei bambini.
che già erano famiglie povere. Qui, esatto. Qui siamo proprio al livello di povertà più estremo. Esatto. E appunto Jason Baldwin nasce l'11 aprile del 1977, al momento dei fatti ha 16 anni. E anche lui è una famiglia disastrata, nel senso che il padre non c'è, la madre pare sia schizofrenica e forse dedita ad alcol e droga. Spesso lui ha una serie di fratelli e sorelle più piccoli. Sì, lui è il più grande. Lui è il più grande e appunto la madre ogni tanto sparisce. Lui si deve occupare di stare dietro ai fratelli, alle sorelle senza, cioè nel senso nessuno che sia dietro a lui, perché comunque è un ragazzino. Cioè nel senso questo qui non è che succede solo nel 93, è la sua vita. Sì, assolutamente. Però lui e sua madre si vogliono comunque molto bene. Cioè la madre ha problemi. Non è che se ne frega, anzi sembra molto amorevole nei confronti dei figli e stravede per Jason e Jason stravede per sua mamma, però Jason si ritrova con queste responsabilità sulle spalle perché comunque sua mamma ha problemi seri, cioè a volte quando sparisce è perché ha proprio gli episodi psicotici. Sì. Quindi... Sì, però appunto Jason si trova con questa situazione sulle spalle e deve imparare a gestire i fratelli più piccoli. La cosa che lo salva è che comunque è un ragazzino molto intelligente, infatti si vede anche dalle interviste, cioè nel senso che ovviamente fa da grande, però anche poi durante i processi si vede che non è proprio, cioè nel senso che è un ragazzino intelligente ed è molto portato per l'arte. Lui è molto bravo a disegnare. Sì. No, e voleva disegnare anche le copertine per delle band metal, eccetera. Sì, perché era un ragazzino che cui piaceva la musica metal. Esatto. E arriviamo al vero, tra virgolette, protagonista, no? Il catalizzatore di tutta questa storia, che è Damien Wayne Eccles. Sì. Okay. Lui nasce l'11 dicembre 1974, il più grande dei tre. Nasce come Michael Wayne Hutchinson. Sì. I genitori divorziano quando ha 8 anni e il padre si chiama Joe Hutchinson e la madre Pamela Hutchinson. Sì. Giustamente. Allora, il padre, cioè lui proprio viene da una famiglia poverissima. Sì. Poverissima, ma che non ha speranze proprio di fare lo scatto e riuscire a fare qualcosa di più, perché comunque vivono spesso, cioè nel senso si spostano tantissimo, roba che vabbè. Sì, lui perché non hanno i soldi per pagarsi l'affitto di un trailer. Esatto, non hanno i soldi neanche per pagarsi l'affitto di un trailer, spesso vanno ad abitare in posti di fortuna, senza acqua, senza corrente, a volte c'è solo l'acqua, a volte non c'è la corrente. Lui racconta che a volte per farsi il bagno dovevano andare a raccogliere l'acqua, cioè tipo a prendere con i fusti l'acqua, portarla a casa, riempire le bacinelle, farsi il bagno, e poi il più piccolo si faceva il bagno per ultimo, quindi c'era l'acqua già usata da tutta la famiglia. E lui addirittura, il padre, è costretto a spostarsi così tanto che lui cambia 8 scuole in giro di 10 anni. A 17 anni fa ancora la prima media, perché appunto un po' non potevano iscriverlo, lo iscrivono, poi non riesce a stare a scuola perché il padre si sposta, così. Comunque la madre è Joe Hutchinson, quindi il padre biologico di Damien, divorziano quando lui ha otto anni. Soprattutto perché il padre quasi biasimava la famiglia di impedirgli di riuscire a guadagnare qualcosa. E si possibile, cioè, che fosse anche una reazione al fatto che lui si sentiva incapace e comunque si vergognava molto di essere così povero, si sentiva incapace di mantenere la famiglia, quindi per reazione dava la colpa comunque a loro. Comunque Damien viene cresciuto, ha una sorella più piccola che si chiama Michelle, e viene cresciuto da quella che lui chiama Nanny, sarebbe la nonna. Sì. Che però
da parte di madre, che però non è la, proprio la madre biologica, cioè non è la nonna biologica. Sì, non è biologica, però vabbè, era la madre della madre comunque, sì, a tutti gli effetti. Sì, perché... perché era figlia di un tradimento. Esatto, di un tradimento, però la nonna non poteva avere figli, quindi sì, ha sempre cresciuto questa... la madre di Damien. Sì, Pam, si chiama Pam, sì, anche lei. Sì, esatto, Pam l'ha sempre cresciuta come se fosse la sua figlia, e sia Damien che Michelle come se fossero i suoi veri nipoti. Certo. E lui è la persona a cui lui si sentiva più vicino da ragazzo. Uh-huh. Okay. E niente, appunto, dopo il divorzio dei genitori, che avviene circa a quando lui ha 8 anni, la madre incontra questo Jack Eccles. È un cristiano di quelli che vanno sempre in chiesa, però fuori dalla chiesa nessuna pietà, diciamo così. Sì. Non era tanto un, come si dice, uno stinco di santo, no? No. C'aveva, no, un po' di fisse. C'aveva, esatto, c'aveva un po' di fisse, e appunto la madre conosce quest'uomo qui che ha 20 anni più di lei, e quest'uomo qui poi a un certo punto si sposano, e quando appunto Damien mi pare ha 13 anni si sposano, e lui vuole adottare sia Damien che la sorella. Sì, come si usa a fare a West Memphis, capito, esatto, perché proprio tutti. Esatto, come si usa a fare. All'inizio Damien non vuole. Mm-hmm. Però appunto, visto che il padre se n'era andato, visto che comunque non passava gli alimenti, la madre lo intorta su un po', gli dice guarda che è meglio così perché lui ci mantiene eccetera, alla fine Damien prende il cognome, passa da Hutchinson appunto a Eccles, sì, e già che c'è si cambia anche il nome da Michael a Damien. Esatto. Poi noi lo chiamiamo Damien perché è il nome che si è scelto lui, che lo conoscono tutti come Damien Eccles. Esatto. Okay, però all'inizio si chiama Michael Hutchinson. Esatto. Ok. Appunto, la situazione, diciamo, economica un pochino cambia, cioè riesce a frequentare scuole così. Pochino, sì, sono comunque conciati male, cioè ad un certo punto, soprattutto all'inizio, perché dopo che si sposano, Jack mica li costringe ad andare a vivere in chiesa, visto che non bastava, sì, andare 4 volte a settimana. Esatto. Vanno proprio a vivere in chiesa, ma nel senso che c'era questa chiesa che aveva delle stanze extra sul retro, che però, sì, erano lasciate alla malora, quindi muffe, robe così. Sì. Loro hanno vissuto lì per un po'. Sì, poi anche ad un certo punto sono andati a vivere nel giardino di un loro amico, che, sì, non avevano, come facevi accenno anche tu prima, anche in quel caso avevano l'elettricità, ma, forse ma avevano non avevano l'acqua, l'acqua, non avevano l'acqua corrente, non avevano riscaldamento. Sì, sì. E poi solamente quando i due ragazzi sono un po' più grandi, cioè Damien e Michelle, finalmente, sì, riescono a permettersi un trailer in un trailer park. Esatto, esatto. Tra l'altro il padre si vergognava, cioè il padre biologico, quindi, sì, Joe Hutchinson, si vergognava a dover ricevere, perché spesso gli amici, vicini, eccetera, portavano robe da mangiare, e il padre si vergognava di dover prendere, diciamo, l'elemosina, tra virgolette, dagli altri. Sì. Ok. Però appunto, diciamo che a Damien il cristianesimo gli viene un po' imposto, no? Cioè, nel senso, gli viene inculcato così. Questo fino ai 16 anni, perché lui a 16 anni conosce una ragazza che ne ha 15, che è Diana, che si chiama Diana Holcomb. Esatto, però, okay, aspetta, prima di passare all'adolescenza, sì, volevo fare riferimento a un episodio dell'infanzia di Damien con questo Jack Eccles, che oltre a costringerli ad andare in chiesa 4 volte a settimana, sì, li costringeva anche a pregare, ovviamente, tutte le sere. E ad un certo punto, mentre sono lì a pregare, loro avevano un chihuahua, una chihuahua, mi sembra che si chiamasse, sì, Pepper, però vabbè, avevano questo cagnolino che salta sul letto ad un certo punto mentre loro stanno pregando. E quindi, ovviamente, Jack Eccles cosa fa? Dà un pugno in faccia al cagnolino, perché, sì, è la cosa più logica, perché non era, aveva mancato di rispetto a Dio, alla preghiera. Quindi, certo, la persona è questa. Va anche detto che Damien, quando parla di questa persona, non ne parla in modo solo negativo. No.
perché dice comunque lui era una persona terribile, però faceva quello che poteva. In realtà, quando adesso quello che stai arrivando tu, sì, quando io ho iniziato ad esprimersi, ad esprimermi in modo diverso, ad esprimere quello che sono in modo diverso, lui in realtà non mi ha ostacolato, mi ha detto è giusto che tu trovi te stesso. Io ho trovato me stesso nella chiesa e nel prendere a pugni Chihuahua, sì, è giusto che tu trovi te stesso in un altro modo. Quindi comunque Damien dice delle cose simili anche di sua madre. Dice che queste erano persone con problemi, però vede il buono e il cattivo in tutti. Ad esempio di sua madre dice che sua madre cercava di essere una madre presente, però era fatta a modo suo. Ad esempio lui aveva avuto in infanzia un forte attacco d'asma e quindi la madre ha passato tutta la sera accanto a lui a coccolarlo, solo che mentre lo coccolava fumava. Sì. Quindi capisci che con l'asma non aiuta tantissimo, no. E quindi vabbè, però Damien vede il buono e il cattivo, dice che sua madre non è cattiva. Ecco, dice una frase poetica, dice: mia madre mi ha amato nell'unico modo in cui sapeva amare. Vabbè, niente, dico cose per dire, cioè, c'è tanto disagio, però sì. Come tu hai detto, Jason è un ragazzo molto intelligente, anche Damien è un ragazzo molto intelligente. Sì, è un ragazzo molto curioso. Sì. Molto, molto curioso. Infatti lui poi, quando adesso ha 16 anni, appunto, incontra questa Diana Holcomb, che ne ha 15, e la incontra perché lei distribuisce dei pamphlet durante le prove del coro della sorella. Una roba così, cioè dei volantini. Lui la conosce e si invaghisce di questa ragazza. E pare che comunque la famiglia non ostacoli, almeno all'inizio, la relazione, perché sembra che accolgano Damien come, cioè lui ha 16 anni, lei 15, come all'inizio almeno un altro figlio. Però anche loro sono molto cristiani. Non vorrei dire cattolici un'altra volta, che poi Clara se la prende. Vabbè, ma c'è un sacco di cattolicesimo negli Stati Uniti, no, non in quella zona. No, esatto, quindi sono molto cristiani, e quindi in quanto cristiani vorrebbero che la figlia rimanesse, diciamo, illibata fino... Ok. Però Diana, in realtà, lei non è che crede tanto al cristianesimo. No. Lei dice a Damien di essere una pagana che crede in Wicca. Sì. Wicca è una delle Winx. No, scherzo, scherzo. No, scherzo. Wicca è un, diciamo, culto pagano. Sì. Con questa... non l'ho studiato, cioè, quindi sto andando a braccio. Con questa dea della... una specie di dea natura femminile. Sì, la dea madre, madre, esatto, natura, possiamo anche dire. Sì, esatto, una roba di... E Damien si appassiona tantissimo a questa cosa, ma non solo a questa. Diciamo che è come se scoprisse che non c'è solo il cristianesimo, ma ci sono un sacco di cose interessanti un po' in tutte le religioni. Infatti comincia a leggere libri, comincia a informarsi su tutte le religioni che può, no? Sì. E, però appunto con questa Diana, diciamo che fanno sesso, i genitori non vogliono, e tra l'altro lo fanno anche di nascosto. Perché... E vabbè, che lo devono fare davanti ai genitori, sì, cioè, certo, è il modo giusto farlo di nascosto, scusa. No, allora, se vuoi farle che... te lo fai sul tavolo della cucina a cena, davanti a tutti, no, cioè nel senso che lei faceva finta di andare a scuola, lui l'andava a prendere al pullman della scuola, andavano a casa di Damien e poi la riportava, diciamo, quando il pullman doveva riportarla a casa. Sì, cioè lei bigiava la scuola. Esatto, bigiava la scuola a un certo perché punto. Perché Damien non andava, tu hai fatto riferimento prima al fatto, perché Damien in quel periodo mi sa che non stava andando a scuola. No. Perché i genitori ogni anno, ma questa cosa poi succede più volte nella sua vita, si dimenticano di scriverlo, robe del genere. E lui comunque più, in sostanza fa homeschooling, non ufficialmente, perché chiaramente i suoi genitori... che cazzo gli possono insegnare, niente. Esatto. Però è autodidatta, lui legge tantissimo,
cioè, secondo me è un ragazzo molto intelligente, perché fai conto che quando parti da quel livello di disagio è veramente impressionante che lui riesca a parlare nel modo in cui riesce a parlare adesso, certo. Cioè con quel background. So che sembrava una cosa classista, però è più realista che classista. Sì, assolutamente. E niente, quindi poi i genitori ostacolano un po' questo rapporto, poi a un certo punto loro due si lasciano, forse lei ha un altro o ha avuto un altro mentre stavano insieme, quindi lui si prende malissimo, va a cercare quest'altro qui, effettivamente mentre sono lasciati di Anna c'è una relazione con un altro, quindi lui lo minaccia. Mm-hmm. Così, però poi a un certo punto si riprendono e tentano di scappare, no? E sono insieme anche a Jason Baldwin, però poi alla fine la sera Jason torna a casa e loro si rifugiano in un trailer abbandonato. Vengono beccati dalla polizia, non si sa chi ha fatto la soffiata, non si sa come hanno fatto a beccarli lì, comunque vengono beccati e vengono entrambi arrestati, però sono tutti e due minorenni, quindi non è che c'è la violenza, com'è che si chiama? Sì, perché aspetta, chiariamolo, vengono beccati sul fatto, cioè stavano forse non proprio facendo sesso, ma erano lì, insomma, no? Quindi le fermano con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico, anzi in realtà no, sexual misconduct, quindi condotta sessuale immorale, inappropriata. Ecco, no, ci sta, però come stai dicendo tu, Marco, non ha senso, perché quello avrebbe senso se uno è maggiorenne e l'altro minorenne. Entrambi minorenni, tra l'altro poi, se non sbaglio, entrambi della stessa età, perché avevano entrambi 17 anni in quel momento lì. Avevano entrambi, sì, forse avevano 17, sì, tutti e due. Sì, e quindi vabbè, vengono arrestati tutti e due. In realtà Damien viene mandato, viene mandato per una valutazione psicologica. Lui viene subito affidato a questo Jerry Driver. Eccolo, che è quello ossessionato con la caccia alle streghe, eccetera, no? E viene, e Jerry Driver lo costringe a una valutazione psicologica, e Damien non è stato avvertito che lui sta parlando con un medico che deve valutarlo psicologicamente, no? Quindi a un certo punto lui finisce proprio in istituto. Sì. E non vedrà più Diana. Lui comunque in questi anni qua è stato proprio ossessionato da questa ragazza. Lui ha sempre detto che lei era la donna perfetta. Quando la prima volta che l'ha incontrata è stato proprio non il colpo di fulmine, ma una roba del genere, no? E appunto viene messo in istituto, no? E quando chiama a casa per appunto parlare con la madre, dire guarda sto bene di qua, viene fuori che il patrigno Jack Eccles è stato allontanato perché molestava sessualmente la sorella. Sì. Okay. E quindi c'è questa situazione molto strana, no? Anche perché poi dopo la madre torna con Joe, sì, certo, che era il padre biologico, che se n'era andato in un altro stato, forse in Oregon. In Oregon, sì. E si era sposato e aveva divorzato varie volte, c'erano altri figli. Aveva fatto un po' di figli in giro, cioè questo qui, adesso però scusami un attimo, questo è quello che si vergogna perché non riesce a mantenere la famiglia, quindi non è che prende e va a trovarsi un lavoro, a fare tirocinio da qualche parte, imparare un mestiere e poi torna dalla famiglia, no, lui prende, continua a non lavorare, ma fa altre famiglie. Ora c'è una qualcosa che non torna nella logica di questa persona, no? Sì, c'è qualcosa che non torna nella logica di questa persona, e quindi poi alla fine, quando Damien viene rilasciato, appunto la famiglia si sposta tutta quanta in Oregon. Sì. No? E lui comunque tenta di mantenere, cioè lui però vorrebbe tornare a West Memphis, più che altro un po' per Diana, che però non vedrà mai più, e perché ha tutti gli amici lì, cioè tutte le persone che conosce, tra cui appunto questa Dominique, e soprattutto Jason. E soprattutto Jason Baldwin, che era proprio il suo migliore amico. Sì, loro si definiscono fratelli,
Damien raccontava, esatto, che loro non avevano niente perché erano veramente poveri, però quello che aveva l'uno l'aveva anche l'altro e non c'era neanche bisogno di dirselo, quindi comunque un'amicizia fraterna. Poi Damien racconta che Jason probabilmente era depresso, ma pensava che la loro amicizia lo aiutasse. Poi anche Damien è depresso, ma questi due ragazzi sono depressi per forza, perché hanno, sì, avuto tante sfortune nella vita, cioè essere nati lì, essere nati poverissimi, ragazzi, non sto parlando di ma proprio poverissimi, avere famiglie disastrate e in più tragedia sulle tragedie di essere nati intelligenti. Perché se fossero stati dei bifolchi come tutti quelli che avevano intorno, magari trovavano il modo di adeguarsi o di rassegnarsi alla situazione. Esatto, ecco, la parola più giusta, sì, è rassegnarsi. Invece così comunque avevano entrambi grosse potenzialità e dovevano esprimere il loro disagio in qualche modo. Jason cercava fuga nella musica, appunto, lui è appassionato di metal. Damien meno interessato al metal, però molto interessato alla letteratura. Poi, cioè, stiamo parlando di un 17enne, 18enne, no? Quindi proprio in quell'età in cui sei proprio la testa di cazzo massima che mai sarai nella tua vita. Quindi comunque teniamo conto di questa cosa. Lui si dava arie da intellettuale. Anche perché era facile darsi aria da intellettuale in un posto dove la gente non aveva mai letto un libro. Eh beh, certo. No, e quindi lui marciava molto su questa cosa. Poi, perché Jerry Driver, quando appunto se lo trova tra le mani, diventa ossessionato da lui e gli fa fare questa perizia psichiatrica con cui poi effettivamente lo rinchiude in un istituto? Perché Damien è tutto vestito di nero. Sì, sì, quindi sì, infatti ci sto. Ah, okay, okay. Ci stavo arrivando, perché comunque in tutto questo periodo qua Jerry Driver non è che si ferma e dice ok, l'ho fatto rinchiudere. Lui va in giro per la città con le foto di Damien da farle vedere alla gente, dicendo ah guardate, attenzione, questo qui è un satanista, perché appunto si veste tutto di nero, c'è capelli neri, si mette le magliette dei Metallica, si dipinge le unghie di nero. Di nero, quindi... si tinge i capelli di nero, che poi non è vero, perché no, si diceva che Damien si tingeva i capelli di nero. Invece no, ce li ha neri. Lui ha i capelli neri e basta, cioè, però si... mio Dio, come osa tingersi. Sì, poi a un certo punto si era rasato un lato, aveva i capelli lunghi con un lato rasato, mio Dio, è proprio un satanista. Mamma mia, mamma mia. Però in tutto questo, aspetta, posso fare recensione estetica? Sì. Allora, avrete capito che io da ragazzina ci sarei cascata con Damien, perché con queste sue arie da intellettuale ci sarei cascata con tutte le scarpe, però assomiglia un sacco a Renato Pozzetto. Io ci tenevo a dirlo. Renato Pozzetto da giovane, ovviamente. Secondo me, guarda, tutte le volte che vedo una foto di Damien Eccles io penso a Renato Pozzetto e viceversa. Sì. Sì, perché ha sti occhi leggermente, cioè sembrano tristi, in realtà ha, diciamo, la parte esterna degli occhi, no? Delle sopracciglia, sì, leggermente verso il basso. Ah, ok. No, un po' così, non so, vabbè. Okay, in un podcast fare che in un le podcast... mosse utilissimo. Sì, sì, un po' mi sta facendo un po' delle facce strane, Marco. Io. Sì, un po' la Sylvester Stallone, no? Ah, ok. Che ha un po' gli occhi così. E niente, quindi appunto... Tra l'altro Jerry Driver, quando lui si trasferisce in Oregon e poi vorrà tornare a West Memphis... Sì, lui Damien, cioè quando Damien si trasferisce, sì, in Oregon, Jeffrey Dahmer. Esatto, stavo cercando di non fare confusione tra i nomi, invece ne aggiungo. Esatto. No, Jerry Driver. Okay. Esatto, chiama in Oregon dicendo state attenti che questo qua si mangia i bambini. Tra l'altro mentre lui era rinchiuso in istituto, Jerry cosa fa? Va in casa di Damien e chiede, sì, alla madre se può vedere camera sua. Quando è dentro camera sua vede che Damien ha una collezione di teschi, non sono teschi veri. Alcuni sì, aveva dei teschi di animali, sì, e altri, sì, di plastica. Sì, sì, quelli di animali sì, sono veri. Cioè, okay. Sì, sono, diciamo, non è quelli che umani sono di plastica. Esatto, non è che è una collezione di teschi umani veri. Infatti stavo dicendo alcuni sono di animali. Okay. Poi ha una serie di disegni che ha fatto lui, di robe, uomini con la testa di caprone, quelle cose lì. Ha qualcuno l'ha fatto. Ha un quaderno dove... ha scritto delle citazioni da canzoni, da libri che ha letto, ha un libro
com'è che si chiama? Sulla stregoneria, che ha preso in biblioteca, mm-hmm. tutto segnato, sottolineato che è Never Broomstick. Chi Never Broomstick? Può roba darsi, del genere. Non ce l'ho segnato. Vabbè, comunque. Sì, libri sull'occulto, sulla sì. religione. Poi aveva dei libri che parlavano di Aleister Crowley, ma non aveva nessun libro scritto da Aleister Crowley. Esatto. E niente, quindi raccoglie, diciamo, Jerry Driver raccoglie tutte queste cose qui in camera sua. Comunque, la storia di, appunto, di Damien è più o meno questa, perché poi appunto lui torna a West Memphis viene visto male perché la mosca nera in mezzo alle mosche bianche, cioè, in genere si dice la mosca bianca, però appunto lui è quello che si veste sempre di nero, con i capelli lunghi, le magliette di Pantera, che va in giro con lo spolverino, con lo spolverino nero tipo Matrix, sì. gli stivaloni. Tra l'altro sua mamma in un'intervista dice che lui da un giorno all'altro ha iniziato a vestirsi di nero perché una sì. ragazza, non si sa chi, ma io credo che sia stata Diana. Ma sì, Diana. Io credo che sia lei, però una ragazza a un certo punto dice, ma guarda, tu stai benissimo vestito di nero. E sei lui basta. Ficco. Sì, ha detto basta, questo è il mio nuovo look. Ah, ma com'è bello questa giacca così lunga, che bella. E lui basta, se la mette anche d'estate. Sì, perché... Esatto, infatti anche la sorella dice, mica faceva caldo, andava sempre in giro con lo spolverino. E poi andava in giro con un bastone da passeggio. Certo. Ma perché è il classico ragazzino di quell'età eccentrico che si dà reda intellettuale, che pensa esatto. di essere più intelligente di tutti gli altri. È una tipologia di persona che esiste, cioè tutti ne conosciamo uno così, a quell'età. Sì, io credo che sia per il fatto che proprio non abbia avuto una vita facile, no. e quindi per una questione di controllo su se stesso, mm-hmm. deve costruirsi un'immagine che a lui piace, che lui dice io posso controllarla. E sì. non voglio essere come gli altri, cioè nel senso non voglio sì. essere come gli altri, voglio essere diverso. E lo fa in modo diametralmente opposto. Comunque in quella roba lì dark negli anni 90 ci siamo passati un po' tutti, no? Cioè, certo. nel senso dark, tra virgolette. Sì, beh, allora, lui era il classico goth. Noi in Italia sì. non abbiamo mai usato quella terminologia, quindi diciamo i dark. Sì, esatto, lui era goth. Poi comunque sì. gli anni 90... c'era tutto quel movimento anche musicale, abbiamo visto mm-hmm. anche con Nirvana eccetera, in cui era tutto pessimismo, fastidio, se vedete i video erano tutti cazzo in bianco e nero con la gente che muove, mica tutti, cioè io li ho rivisti adesso mi mancava il fiato. Sì, io invece guarda sono rimasta ferma in quel mood per tutta la okay. vita, cioè sono okay. proprio in Arrested Development, sono ancora lì. E no, cioè, comunque era un periodo del genere. Poi, sì. comunque, negli Stati Uniti c'era questa fobia del satanismo, questo satanic panic che veniva, diciamo, già dagli anni 70, no? Dagli omicidi di Manson alle 7, mm-hmm. poi c'era stato l'esorcista, c'era stato il massacro di Jonestown, quel suicidio di massa di cui abbiamo parlato. Ed era stato così, cioè, per tutti gli anni 80, quindi negli anni 90 era proprio il culmine del satanic panic. Sì. E per questo che all'inizio dicevo che cose che a noi ci potrebbero sembrare assurde adesso, ai tempi invece erano molto importanti. Mm-hmm. E infatti tutti gli sforzi della polizia si concentrano su questa cosa del satanismo, anche perché gli omicidi di questi tre bambini sono particolarmente strani, mm-hmm. cioè non sembrano quasi fatti in un rituale, no? Sì, cioè questo sì. Allora va anche detto che è gravissimo che muoiano tre bambini di quell'età, quindi tutto... No, certo. Cioè comunque a livello, la notizia si è diffusa a livello nazionale, la polizia di West Memphis si sente tantissimo sotto pressione. Esatto. E sono disperati perché non hanno una pista. Poi quel poverino del Bojangles li continua a chiamare, a dire guardate sì, esatto. che ce l'avete una pista, perché esatto. c'è un tizio che va in giro infangato e insanguinato proprio la notte degli omicidi, quindi magari... Però loro quella hanno deciso che non gli piaceva come pista, quindi esclusa quella non hanno piste, non sanno dove sbattere la testa.
sì, non sanno dove sbattere la testa. Io dicevo, erano, cioè, gli sembravano omicidi rituali perché i bambini erano legati, erano stati infilati, poi c'erano sti pali, quindi, cioè, diciamo che non erano pronti a un omicidio del genere, non c'erano. Beh, ma anche perché è un po' inspiegabile, cioè, sì, l'omicidio di tre bambini insieme. No, no, infatti. E quindi dicono deve essere stato un rito satanico, perché non sanno come altro spiegarselo. Tra l'altro a questo punto sono già arrivate le perizie del medico legale, non ancora. No, non ancora. Okay, okay, arrivano più o meno un mese dopo, l'inizio di giugno. Sì. No. E comunque siamo al 6 maggio. Ok. Al 6 maggio, ok, dopo tutto questo excursus sui tre di West Memphis, il 6 maggio la polizia va da Damien a fargli delle domande in modo informale. Pare che non prendano appunti sulle sue risposte, vanno anche poi da Jason, però la madre non vuole che Jason parli con la polizia, li manda via, cioè nel senso dice se è una cosa ufficiale, ok, se non è ufficiale che cazzo volete a mio figlio, andate via. E infatti l'8 maggio vengono interrogati in modo ufficiale sia Jason Baldwin che Damien Eccles. Ok. Cioè, ufficiale nel senso che vengono chiamati, cioè vanno alla centrale di polizia e vengono interrogati. E tutte e due dicono che non hanno mai visto sti tre bambini, cioè non li conoscono proprio, no? Certo. Questi tre. Il 10 maggio... E qua c'è una cosa un po' strana, perché nell'interrogatorio, scusate adesso, di Damien, a Damien fanno delle domande un po' particolari, nel senso che non è accusato di niente, però gli chiedono, ma secondo te perché è stato fatto questo omicidio? Secondo te l'assassino che cosa ha provato? E lui dà delle risposte che a me sono sembrate, cioè che avrei dato probabilmente anch'io. Dà delle risposte intelligenti ma stupide in contemporanea. Esatto. Nel senso, lui risponde argomentando come se si stesse trattando di un caso di true crime. Esatto, perché lui dice, secondo me, questo qua ha fatto una cosa che voleva fare, secondo me era contento perché è riuscito a farla bene. O una roba del genere, cioè nel senso, il senso era quello. E loro prendono questa cosa qui come... Ah, se risponde così è perché è stato lui. No, se risponde così è perché uno che un minimo c'era, cioè ha fatto il lavoro che dovreste fare voi cercando di stilare un profilo di chi potrebbe fare tre omicidi del genere, no? Ma è per quello che ho detto risponde in modo intelligente ma non intelligente, nel senso che il modo furbo di rispondere sarebbe dovuto essere: non ne ho idea, come posso io immaginare che cosa provi un mostro del genere? E invece lui, e poi gli fanno domande appunto sulla Wicca, gli fanno domande su quello in cui crede, se è satanista. Lui dice: no, io non sono satanista, io credo nella Wicca. Poi gli chiedono appunto che cosa ne pensa appunto di questi omicidi, e lui dice che comunque l'acqua per la Wicca è una fonte demoniaca, una roba del genere. Sì, cioè in realtà risponde comunque alle domande che gli fanno loro. È significativa la presenza d'acqua? Beh, potrebbe, perché visto. Quindi, insomma, gli fanno domande strane. E lui, secondo me, gli piace atteggiarsi ad esperto. Questo, qualsiasi cosa che lui faccia. E quindi gli dà delle risposte belle argomentate. Esatto. Che però lasciano perplessi i poliziotti invece di aiutarli nelle indagini. Esatto, perché lui appunto sempre per il coso di darsi un tono, di darsi un'identità, risponde come se rispondesse agli amici, no? Gli amici o persone che... Solo che stai parlando con la polizia del sud che ha bisogno di trovare degli assassini per questi tre bambini qua, no? E anche in fretta, perché c'ha l'opinione pubblica attaccata al culo, no? E quindi il 10 maggio viene richiamato per fare un test del poligrafo, no? Sì. Sto benedetto poligrafo che continua a venire fuori. Sembra che gli fanno le stesse domande, se conoscessi tre bambini, li uccisi tu, li hai portati tu nel bosco, li uccisi tu, eh? Lui dice ovviamente di no e sembra che il test del poligrafo fallisca. Da quel momento lì parte un interrogatorio a Damien di 8 ore in cui non c'è un avvocato, non c'è un adulto, non c'è un avvocato che lo supporti. La stessa cosa
era già successa con Jason Baldwin, qualche giorno prima. Sempre il 10 maggio arriva la soffiata che c'è qualcuno che potrebbe centrare con la morte di questi tre bambini. Questo qualcuno sarebbe Chris Morgan e Brian Holland, che subito dopo che sono stati trovati i bambini... Sì, che sono due nomi nuovi, ragazzi, ve lo diciamo, che vi è venuto un colpo... questi chi erano? Sono due nomi nuovi. La soffiata arriva dalla California, tra l'altro. La soffiata arriva dalla California. Loro praticamente subito dopo il ritrovamento dei bambini, quindi due o tre giorni dopo, sono spariti da West Memphis e sono arrivati in California a Oceanside. No, subito il 9 maggio. Ok. La polizia di West Memphis dice alla polizia di Oceanside di interrogare sto Chris Morgan, cioè di interrogare sia Chris Morgan che questo Holland. Effettivamente la polizia li interroga, fa ovviamente tutti i rilievi, sangue, urine, saliva, eccetera, li manda a West Memphis. Sì. Tra l'altro Chris Morgan era andato volontariamente, cioè l'avevano chiamato ed era andato volontariamente, cioè non è che l'avevano dovuto andare a prendere o cose del genere, l'avevano rintracciato, gli avevano detto vieni in centrale, ti dobbiamo fare delle domande, e lui è andato, gli hanno fatto il test del poligrafo e anche lui sembra che questo test del poligrafo lo fallisca. Tra l'altro Chris Morgan conosceva i tre bambini di West Memphis, per quelli spariti, quelli uccisi, perché lui girava col camioncino dei gelati e girava nella zona dove c'erano dove vivevano i tre bambini, quindi lui aveva già avuto un contatto con i tre bambini prima che sparissero, no? Ovviamente. Poi c'è un interrogatorio di un poliziotto a questo Chris Morgan dentro una stanza. L'interrogatorio è ripreso da una telecamera interna. C'è il video. E a un certo punto Chris è lasciato da solo, prende un fazzoletto di quelli di carta che c'era lì sul tavolo, quelli nelle scatole, no? Che tiri fuori, e copre la telecamera. No. Quando torna il poliziotto non vede che la telecamera è coperta, gli fa delle domande e gli dice guarda che il test l'hai fallito, i tuoi genitori dicono che ti hanno mandato via loro perché sei un drogato e sei un alcolizzato. E lui dice sì, effettivamente c'ho problemi di alcol e droga, a volte c'ho dei blackout e sì, forse i bambini potrei averli uccisi io, ma però non me lo ricordo, forse avrei potuto anche essermeli fatti, ma però non mi ricordo. E in quel momento lì il poliziotto si accorge che c'è questo fazzoletto sulla telecamera, lo toglie e c'è appunto, si vede Chris Morgan dentro il coso che dice no, però io non ho fatto niente di questa roba qua, era solo una roba ipotetica. La polizia della California dice ah ok, però sei detto che non l'hai fatto tu, va benissimo così. Questo... Beh, però la polizia della California il suo dovere l'ha fatto, cioè comunque ha contattato quella di West Memphis, gli ha mandato anche tutte il DNA di tutti e due, tutto, quindi comunque non è un reato su cui stanno indagando loro, no? No, certo. Quindi quello che dovevano fare l'hanno fatto. Quello che dovevano fare l'hanno fatto, ma infatti poi da West Memphis tutte queste cose qua non verranno fuori. No. Il 12 maggio viene interrogata anche la madre di Damien, più che altro per confermare l'alibi che aveva dato, che lui aveva detto di essere andato prima da un amico con Dominique. Sì, poi... erano andati da Jason con Dominique e poi erano andati dallo zio di Jason. E poi erano andati dallo zio, poi lui era tornato a casa ed era stato al telefono con almeno tre ragazze che aveva conosciuto ed erano sue amiche negli altri stati. Sì. Tutte e tre poi confermeranno che lui era, che effettivamente era con loro al telefono la sera degli omicidi. Tra l'altro Dominique, che è la fidanzata nuova di Damien, è rimasta anche incinta. Sì, beh, fidanzata è un parolone perché allora Damien era ancora ossessionato da Diana. Sì. E Dominique lo sapeva questa cosa. Era...
quella parola bruttissima, scopo amici, più che sì. altro, perché avevano un rapporto di amicizia vera, cioè sì, scopo sì, amici sì. viene usato a sproposito, però nel senso loro erano veramente amici e poi si sono messi anche a bombare, tra l'altro senza precauzioni, vabbè che il povero Damian non so come sarebbe potuto, come avrebbe potuto permettersi dei preservativi, sì, se devo essere onesta, però un bambino costa comunque di più dei preservativi, io vorrei dirla questa cosa. Esatto, sì, sì, in effetti sì. E quindi niente, lei era rimasta incinta e hanno deciso di tenere il bambino. Esatto, di tenere questo bambino. In tutto questo comunque Damian, anche se ha 18 anni ormai, non ha né patente, anche perché poi in un istituto... perché poi comunque l'avevano diagnosticato con depressione profonda, quindi poi sì. era stato in altri istituti eccetera, gli avevano dato altre diagnosi e lui prendeva una specie di assegno o per richiedere l'assegno di invalidità. Sì, ma l'assegno di invalidità lui l'aveva chiesto perché quando era in Oregon, sì. come giustamente hai detto tu, gli mancavano le persone a West Memphis, quando poi gli viene fatto un altro TSO in Oregon, sì. da cui viene rilasciato subito perché i medici in Oregon dicono presenta segni di depressione assolutamente compatibili con quello con che l'età. Ha passato. No, con quello che ha passato okay. nella sua vita. Quindi sì. cioè, sarebbe strano se questa persona non avesse nessun problema di depressione. Okay? Sì. E non è pericoloso, quindi l'hanno fatto uscire. Poi lui ha fatto l'errore di dire ai genitori che aveva istinti suicidi, poi ha avuto anche un alterco un po' pesante con sua mamma, perché sì. comunque adesso abbiamo parlato abbastanza bene di Damian fino adesso, però lui aveva dei problemi seri e forse ha anche alzato sì. le mani su sua mamma in quell'occasione. Comunque, sì, perché sì, sua, sì. ha beccato sua madre che parlava dei suoi problemi con qualcuno al telefono. Esatto. E lui l'ha presa come un tradimento. Esatto. No, come tu parli male di me con tutti, quelle cose lì. Che non c'ha neanche torto, però comunque poi forse gli ha anche alzato le... Cioè comunque episodi brutti, sì. sicuramente l'ha minacciata, sicuramente sì. ha minacciato di farla fuori sua mamma, quindi comunque stiamo parlando di una persona un po' così. Tuttavia dopo questa cosa lui dice no basta, voglio tornare a West Memphis e inizialmente si appoggia a Jack Eccles per, sì. pur di tornare a West Memphis, ok? Sì. E una volta che lì però sua mamma è preoccupata e tutto, ed è lei a suggerirgli di fare richiesta per l'assegno di disabilità, quindi lui sì. si va a fare gli esami necessari per farsi dare sto assegno, così almeno ha qualcosa su cui campare. Sì, sì, poco ma qualcosa ce l'ha. E comunque appunto in tutto questo lui non ha né la patente né la macchina, questo lo dico perché fra poco sì. perché è arriva una cosa. Esatto, che c'entra. Oddio, fra poco o anche settimana prossima, adesso non so quando. Ah, okay. No, abbiamo quasi finito, Okay. Perché il 27 maggio Vicky Hutchinson, quella lì del bambino che diceva, va a parlare con la polizia dicendo che lei conosce uno, che è questo Jesse Mischelli, che le taglia il prato, che è amico, ma proprio amico di Damian Eccles. E spesso parlano di satanismo, cose così, eccetera. E addirittura, allora, lei comunque ha fatto varie confessioni alla polizia su queste cose in questo tempo qua. Comunque il 27 maggio i bambini sono stati ritrovati il 6, quindi in questi 20 giorni, ha detto varie cose alla polizia, soprattutto perché comunque c'aveva delle pendenze e c'erano anche tipo $35,000 a chi avesse trovato... Sì, c'erano $35,000 di ricompensa per chi dà informazioni esatto. per scoprire i colpevoli del triplice omicidio, quindi c'è anche questa cosa. Esatto, esatto, e comunque una che campa sul taroccamento delle mance per prendere più soldi, ok. E niente, quindi lei racconta che aveva parlato con Jesse e Damian. E il 19 maggio Damian l'aveva portata con la sua macchina, una Camaro rossa, comunque una muscle car rossa, non me la sono segnata. Io sì, ma okay. chissà dove, quello è il problema. È Ford Escort. Ah ok, una Ford Escort rossa. Una Ford Escort rossa. Il 19 maggio lui l'aveva portata a un SBAT. Che cos'è un SBAT? Allora, quello che dice...
Wiki è che era una specie di riunione Wicca col fuoco, quelle cose lì, con gente mascherata che lei non è riuscita a vedere nessuno in faccia, ha visto solo Damien, che sapeva che era con lui. Poi questa gente qui, cantando e ballando intorno al fuoco, ha cominciato a spogliarsi e a fare le cose sconce, al che lei si è sentita molto a disagio e ha chiesto a Damien se poteva portarla a casa. Lui l'ha presa, l'ha rimessa sulla sua macchina, sulla sua escort rossa, e l'ha riportata a casa. E poi lui è tornato a fare quelle cose lì sataniste in mezzo al bosco, e in realtà le dice che erano fuori città, ma non si ricordava dove, perché era un campo, certo, una roba così. Ok, questa escort rossa non ce l'ha nessuno della famiglia di, e lui non ha neanche la patente, quindi non può guidare. Il 2 giugno Vicky Hutchinson viene sottoposta al poligono, al poligrafo, che ovviamente vince, cioè nel senso tutto quello che dice passa, è vero, perfettamente. Beh, certo. Ma poi tra l'altro, aspetta, questa roba qui è dovuta perché quando la polizia aveva iniziato ad interrogare Aaron, suo figlio, sì, a un certo punto ovviamente chi hanno chiamato? Jerry Driver. Jerry, ovvio. Perché quando si parla di cose sataniste, Jerry Driver... No, ma Jerry Driver si autodefinisce, lo dice in un'intervista, in un documentario. Ah, okay. Eh sì, io per la polizia di West Memphis ero un po' il guru sulle faccende sataniche. Che cazzo, vabbè. Quindi l'avevano chiamato e lui si era portato sta cazzo di lista che probabilmente aveva laminata, sì, con questi 8 nomi. Sì, sì. E ha fatto vedere i nomi a Vicky, ok? Sì. E Vicky ha detto, beh, io questi 3 li conosco. Soprattutto conosco questo qua, che era Jesse. Sì. Perché Jesse, appunto, andava a fare i lavoretti a casa sua, spesso guardava Aaron, Jesse. Sì. E quindi poi Vicky si offre, appunto per i motivi che stavi, sì, dicendo tu, per la ricompensa e per tutto il resto, si offre di fare la spia per la polizia e usa proprio il termine I can go and play detective, sì, posso andare a giocare al detective, e la polizia dice... Ma questa è un'ottima idea. Certo, ma anzi. Idea. E quindi prima di arrivare alle SPAT, lei che cosa fa? Prende Jesse da parte, perché Jesse comunque credo che fossero proprio vicini di casa, gli, sì, curava il bambino, come dicevi tu, gli tagliava il prato, gli faceva i lavoretti in casa, si conoscevano bene. E Vicky dice, ascolta Jesse, ma tu lo conosci Damien? E Jesse risponde, sì, quello tutto vestito di nero. Io lo conosco, ma evito di parlarci perché mi fa troppo paura. Quindi, esatto, che era migliore amico, no? Questa è la sua versione. Poi dice, però sono amico di Jason, perché anche, sì, Jason abitava vicino a loro. Quindi Jason lo conosco, ogni tanto vedo Damien che viene. E allora Vicky dice a Jesse, ok, me li puoi portare a casa un giorno che li voglio conoscere? E Jesse dice va bene. Lei chiama Jerry Driver e dice guarda che sono riuscita a organizzare un appuntamento. Jerry Driver dice però se fai entrare in casa 2 satanisti dovresti farli sentire al proprio agio. E infatti le si riempie la casa di candele nere, che si dice cose a 5 punte. Sì, poi va in biblioteca e prende tutti i libri sull'occulto. E fa tipo una libreria con i libri sull'occulto. Io dico scusa, ma cioè adesso io ho preso libri nelle biblioteche degli Stati Uniti, ve lo garantisco, c'è l'etichetta anche su, anche lì, cioè quindi sì, come, sì, sì. O ha strappato le etichette della biblioteca oppure era proprio antisgamo. Sì, no, che poi tra l'altro mi pare che in quell'occasione lì lei abbia provato a registrare tutto, sì, però sembra che Damien e Jason non abbiano detto niente di questi degli omicidi dei bambini. La polizia dice che il nastro è inascoltabile. Lei dice no, io l'ho sentito, era ascoltabilissimo, però sto nastro è sparito. Sì, poi vabbè, in realtà loro sono stati, pare che sono stati solo un quarto d'ora lì da, sì, Vicky, sì, sì. E sarebbe lì che avevano preso l'appuntamento per poi andare a questo Esbat. E comunque il 3 giugno, appunto dopo il poligrafo di Vicky, viene interrogato Jesse, se vi ricordate quello lì col cui bassissimo che sembra un bambino, viene interrogato e visto tutto quanto non ha né un adulto che gli sta dietro né un avvocato,
che è illegale, tra l'altro. Che sarebbe illegale. Dopo quattro ore, allora questo interrogatorio andrà avanti 14 ore, mi pare. Dopo circa o 12 o 14 ore. Sì, un sacco comunque. Dopo un 3-4 ore che Jesse continua a dire no, ma io non so niente, no, io non so niente, finalmente Jesse confessa. Mm-hmm. Confessa che effettivamente lui, Jesse, Damien Eccles e Jason Baldwin, hanno ucciso sì, i tre bambini. Li hanno portati nel bosco, li hanno legati con delle corde e uno di loro, tra l'altro, è scappato, che era Mike, e Jesse è corso a riprenderlo. Sì. Corso a riprenderlo e l'ha ucciso, mentre gli altri due li uccidevano, che gli hanno tipo tagliato la gola e hanno versato il sangue in dei secchi, poi se lo sono bevuto. No? E l'omicidio è avvenuto intorno a mezzogiorno. La polizia gli dice: ma non è venuto la sera, perché i bambini a mezzogiorno erano a scuola. Fa sì, no, ma quel giorno lì i bambini hanno saltato la scuola, quindi i bambini non sono andati a scuola. Poi uno di loro, quello che lui ha ripreso, che sarebbe Michael Moore, no? Che poi indica sulle foto, e la polizia dice: no, quello lì è Steve Branch. Mi dice: ah no, allora mi sono sbagliato. Lui l'ha strangolato con un bastone. Ok. No? E poi, cioè, comunque nella cosa loro hanno violentato i bambini. Certo. No? E sono stati uccisi sicuramente, cioè loro li hanno uccisi nel luogo dove poi sono stati trovati, quindi nel fiume. Ok, questa qui è la confessione di Jesse. E il giorno stesso vengono arrestati Jesse, Damien e Jason per l'omicidio dei tre bambini. Qualche giorno dopo arriveranno le autopsie, no, i risultati dell'autopsia, e pare che due siano morti per affogamento. Nessuno dei tre bambini ha segni di violenza sessuale, a parte quello lì a cui era stato massacrato i testicoli e, sì, e il pene. E nessuno dei tre ha segni appunto di violenza sessuale. L'unico è Christopher, che gli trovano dei residui di droghe nel sangue, però lui era quello che prendeva il Ritalin per la DHD, però la quantità che gli trovano era inferiore a quella che avrebbe dovuto prendere, cioè ne dovrebbe aver avuto di più. Okay. E il padre poi dirà che probabilmente non l'aveva presa tutta la medicina, eccetera. E quindi il 3 giugno del 1993 vengono arrestati Damien, Jason e Jesse e portati a processo per gli omicidi dei tre bambini di West Memphis. E per questa storia ci fermiamo qui. Sì, okay. Perché voi direte: ma come, siamo quasi alla fine, vi interrompete? E invece, ragazzi, non siamo quasi alla fine. Come vedete, comunque, anzi, già così è venuta una puntatona, quindi non era fattibile. Esatto. Abbiamo valutato di parlare tutto in una puntata, ma avremmo dovuto tenere fuori troppe cose. Sì. Quindi noi vi diamo appuntamento con la seconda parte dei tre di West Memphis tra una settimana e... Ciao. Come al solito vi ringraziamo e vi invitiamo a seguire i nostri social su Instagram, crimeandcomedy.podcast, e poi c'è il nostro gruppo Telegram se avete voglia di chiacchierare, Crime and Comedy Group, e poi vabbè, metteteci 5 stelle su qualsiasi piattaforma di podcast ci ascoltate, mi raccomando. Esatto. 5, io la dico sempre questa cosa ma è importante, se vabbè, pensate che ne meritiamo 4 scrivetecelo in privato. Però sì, poi mettetene 5, perché purtroppo le 4 stelle, invece di aiutare, perché è un buon voto 4 stelle, però in realtà abbassano la media, quindi 5. Esatto, esatto. Se volete metterne di meno, non ascoltateci, ignorateci, no? Non mettete, fatevi i cazzi vostri. No, vabbè, uno ci può ascoltare con piacere e pensare che meritiamo 4 stelle, ci sta. Però sì, non sì, mettetele, sì, ditecelo in privato. Esatto, e niente, per questa domenica abbiamo finito, c'è anche il sito crimeandcomedy.it, ringraziamo i nostri Patreon, serial follower e i bristofili. E ci sentiamo settimana prossima per la conclusione della saga dei tre di West Memphis. Sarà molto lunga anche quella. chi lo sa, chi vedremo. Lo sa, non facciamo promesse, Marco, non facciamole, no. Però a settimana prossima. Grazie mille a tutti. Ciao, grazie.
Ciao ciao.